quando io amo l'aria fresca. E allora, buonasera, buonasera a tutti, al gentile pubblico presente qui in sala e a tutti coloro che ci seguono attraverso l'emittente del nostro comune che è Radio Luce, che trasmette in streaming, quindi già i cittadini ci stanno guardando dalle proprie televisioni, dai propri terminali. E l'incontro di oggi è un incontro, il primo incontro, io mi auguro, di una serie di incontri che possa fare luce e chiarezza su quello che su cosa vuol dire accoglienza, su cosa vuol dire le politiche che riguardano i flussi migratori nel mondo e su come il nostro territorio viene interessato. E prima di due riflessioni vorrei dare i saluti agli amici che sono venuti a darci il loro conforto e la loro testimonianza riguardo a delle realtà che già gestiscono e che sono in essere. E sono il presidente della cooperativa I Girasoli, il dottor Salvo Cannata, che ringraziamo per la presenza. Anche un applauso. Dello SPRAR di Fontachelli Fantina, professore Salvatore Bugolo, il presidente dell'associazione Mai Lauri Avvocato Massimo Millesoli, scusate, e poi abbiamo l'esperienza personale di un rifugiato che è il signor Abu Hanifa, che è qua. Ci racconterà la propria esperienza e poi ci sarà l'assessore all'inclusione sociale Andrea, che tutti conoscete, e concluderà. Cosa dire in riferimento a questa tematica, che oggi è una delle tematiche più spinose dal punto di vista come dire, dell'opinione pubblica in generale, che attraversa i piccoli centri come il nostro. Io vorrei partire da una considerazione che va al di là degli aspetti che possono essere aspetti morali, aspetti che riguardano le proprie coscienze. Vorrei guardare un po' quello che è l'aspetto di natura poi pratica, ecco, quello che poi un amministratore penso debba più ragionare, debba ragionare con la testa più che con il cuore, perché i miei cittadini sanno bene da che parte sta il mio cuore, quindi io sono, mi ritengo un cattolico impegnato in politica, quindi la mia linea è molto molto chiara, però dico, determinate tematiche vanno affrontate in maniera razionale. Io dico che oggi Barrafranca è un territorio che fa parte di un territorio più ampio che è un'ex provincia, e che fa parte di un territorio più ampio che è una regione, una nazione, e poi c'è il mondo. Ma guardiamo quello, spogliamo tutto quello che riguarda la problematica dei flussi migratori nel mondo, perché è un tema talmente ampio dove noi come amministratori di un territorio possiamo fare ben poco per quanto riguarda le politiche generali dell'immigrazione. Dove si muoverà sicuramente bene le Nazioni Unite, si muoverà l'Europa, si muove anche in questo contesto la nostra nazione, con determinate scelte che qui, dico, a noi poco interessa se sono scelte giuste, scelte sbagliate, perché non è questo l'argomento che dobbiamo affrontare nel nostro territorio. Noi veniamo chiamati ad affrontare un problema che riguarda una scelta molto chiara. Ci invitano da parte questo piano dell'accoglienza messo su dal Ministero degli Interni e dà delle indicazioni ai territori, prima di tutto alle prefetture, e dalle prefetture a cascata sui comuni, dietro un accordo tra il Ministero degli Interni e l'ANCI nazionale. L'ANCI, vorrei ricordare,
non è un ente astruso o un ente che non ha un significato dal punto di vista del governo del territorio, anzi l'ANCI racchiude che l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, quindi è quella parte, diciamo, sta dalla parte dei comuni quando affronta le diverse problematiche con i vari ministeri, con lo Stato. Quindi quando il Ministero degli Interni e l'ANCI siglano un accordo è perché l'ANCI sta curando gli interessi dei comuni. E quindi in questo ambito noi ci muoviamo nell'ambito dell'accordo tra ANCI e Ministero degli Interni, che fissa, attraverso questo accordo, fissa dei parametri per quanto riguarda l'accoglienza. Ecco, è questo che noi dobbiamo fare comprendere a chi ci ascolta, è questo che noi dobbiamo fare comprendere ai nostri cittadini. Noi veniamo chiamati ad esprimerci su due tipologie di accoglienza, perché vorrei essere molto molto franco, l'accoglienza tutti i comuni dovranno garantirla, già ne è prova che quei comuni che non hanno aderito allo SPRAR sono già coinvolti prima di noi all'accoglienza. Caso Val Guarnera è emblematico di questi giorni, dove a Val Guarnera già la prefettura si è mossa per espletare delle gare, poter attirare il servizio di accoglienza a delle cooperative, a degli enti. Cioè, ci sono già enti che si stanno interessando per organizzare l'accoglienza in quei comuni che non hanno aderito allo SPRAR. Quindi il nostro obiettivo, diciamo, nell'informazione qual è quello di fare capire ai nostri cittadini che noi dobbiamo scegliere, partendo dalla certezza che l'accoglienza dovranno garantirla tutti i comuni. Quindi non c'è io accolgo oppure scelgo di non accogliere, no, questo non ci è consentito. Tutti i comuni devono accogliere una quota di extracomunitari. Non chiamiamoli così, sono rifugiati nel nostro caso, o richiedenti asilo. Le parole hanno un significato. Un rifugiato o un richiedente asilo è colui che non scappa, non è l'immigrante clandestino, non è colui che scappa perché magari ha commesso reati nel proprio territorio e quindi scappa per venire a commettere reati qua. Anche lì poi ci sarebbe tante cose da dire, ma questo è il luogo comune, diciamo, è l'opinione pubblica diffusa, che chi viene qua viene per delinquere. Signori, non è così. Un rifugiato, un richiedente asilo è chi sta scappando perché nel luogo dove si trova rischia la vita sua e dei suoi familiari. Quindi noi accoglieremo delle persone che scappano perché rischiano la vita loro e la rischiano anche i loro familiari. Quindi, detto questo, noi partiamo da una certezza: tutti i comuni della provincia di Enna accoglieranno degli extracomunitari, dei rifugiati. Dobbiamo solo scegliere, e quindi i comuni sono stati invitati a fare questo. Scegliamo l'accoglienza nella forma SPRAR, quindi dove è il comune che diventa soggetto o promotore dell'iniziativa, dove la nostra comunità diventa protagonista nel progetto di accoglienza. Quindi siamo noi che in qualche modo, assieme agli operatori del privato sociale, perché poi da soli non si può fare niente, predisponiamo un piano di accoglienza avvalendoci di quella clausola di salvaguardia. E qui torno, perché le cose si fanno con ragionevolezza. La clausola di salvaguardia che è prevista all'interno della convenzione ANCI, Ministero degli Interni, fissa un tetto di ospiti che la comunità, ogni comunità dovrà avere, e al di là di quella quota non si potrà andare. In ogni caso, in quei comuni dove già è presente uno SPRAR non si possono attivare altre tipologie di accoglienza, perché tipologie di accoglienza ce ne sono parecchie, lo SPRAR è una, poi ci sono i centri straordinari di accoglienza, ci sono centri di prima accoglienza che hanno una diversa specificità. Noi, aderendo alla tipologia SPRAR, sappiamo che nel nostro comune non verranno
accoglieremo soggetti già individuati, che sono stati riconosciuti, ai quali è riconosciuto un diritto che è sancito dalle organizzazioni mondiali, che è quello del rifugiato. La comunità europea garantisce questo è un diritto inalienabile delle persone che scappano per motivi politici o per motivi dove si rischia la vita, e quindi vengono in avanti in altri paesi per salvare la propria vita. Quindi noi accoglieremmo questa tipologia di soggetti, ecco, e all'interno di questo noi ci muoveremo. Quindi questo dobbiamo cercare di capire. Dopodiché c'è un altro aspetto, che è un aspetto importante, che c'è nei comuni che aderiranno allo SPRAR, aderiscono a un piano, e questo potrebbe portare ad un'opportunità di lavoro per tanti giovani, perché è vero, io mi sono imbattuto, ma come noi tutti ci imbattiamo, nel più grande luogo comune delle nostre comunità. Allora, il primo luogo comune che io ho sentito dire, questo l'ho sentito dire in prefettura, e io l'ho detto pure io, per primo, quando si è presentato al prefetto di Cuguardi, il prefetto, le nostre comunità non sono pronte, questo lo diciamo tutti, di tutti i sindaci, le nostre comunità non sono pronte, abbiamo tantissimi problemi, è come quasi, abbiamo tantissimi problemi, quindi questo è un problema, secondo me non è poi un problema, può diventare anche un'opportunità. L'altro luogo comune, ma ci sono tantissimi dei nostri giovani che stanno scappando dalla nostra terra per motivi non naturalmente di politici, ma scappano perché non trovano non trovano lavoro, quindi per realizzare il loro futuro, quindi si trovano a scappare. Ebbene, io ritengo che questa opportunità potrebbe essere anche un'opportunità lavorativa, perché aderendo allo SPRAR e accedendo ai finanziamenti che naturalmente si avranno riguardo all'accoglienza, questo si traduce tutto in opportunità di lavoro per tanti giovani che, anziché fuggire dalla nostra terra per andare a trovare lavoro fuori, possono trovare un'opportunità di lavoro nel proprio territorio. Questi sono gli aspetti di carattere, secondo me, pragmatico, pratico, pratici, quindi razionali, che possono portare verso l'adesione allo SPRAR. Poi naturalmente io ho tralasciato gli aspetti morali, gli aspetti civili, che secondo me vengono prima, ma quelli vanno lasciati alla sensibilità di ognuno. Dico, noi viviamo in una comunità fortemente religiosa, fortemente legata alla cristianità, e non possiamo chiudere gli occhi di fronte a un fenomeno che sicuramente ci mette di fronte tante paure e tante ansie, però queste non devono limitarci nella ricerca delle soluzioni, dobbiamo cercare di andare avanti e di affrontarlo. Sicuramente non è semplice, nessuno mette in dubbio che si tratta di processi semplici, si tratta di processi però che, se condivisi e se visti nella giusta modalità, possono sicuramente portare una ricchezza non solo di carattere economico, ma anche di carattere sociale e culturale. In fondo viviamo nella terra dove questo, la commistione tra le culture ha creato la terra più bella del mondo, che è la Sicilia, che lì è il frutto dell'incontro di tantissime culture. Quindi, e poi ritengo, e questo lo dico veramente non per retorica, che Barra Franca ha una capacità di accoglienza non indifferente, e lo dimostriamo sempre, lo dimostriamo in tutte le nostre manifestazioni, o quando a Barra Franca, chiunque viene a Barra Franca, io lavoro nella scuola e tanti miei colleghi, perché poi vengono qui per lavorare, e hanno sempre una certa paura prima di arrivare, perché su Barra Franca si raccontano tante belle storie, poi vengono qui e magari non se ne vogliono andare, proprio perché trovano questa grande ospitalità di noi barresi, e penso che anche in questa esperienza questa ospitalità potrà venire. Io non voglio dilungare tanto, passo subito la parola ai nostri ospiti, che ci racconteranno invece in maniera vera e con mano quello che è l'esperienza dello SPRAR.
L'ultima cosa, io mi ho regalato al dottore Cugo questo libro, solo il titolo già racconta tante cose, e io lo faccio mio nel titolo ma anche nel modo di pensare questo Cugo. Guardate, la cultura della solidarietà è fondamento della sicurezza urbana, quindi si mette assieme due concetti che sembrano lontani tra loro, che è la solidarietà e l'accoglienza con la sicurezza. Probabilmente nei nostri territori, che attualmente sono molto insicuri, probabilmente l'accoglienza e la solidarietà potrebbero trasformare la nostra città in una città più sicura. Grazie. Grazie Sindaco, ringraziamo tutta la comunità di Barrafranca che ci dà la possibilità di parlare di accoglienza. E faccio un applauso perché è stato eccezionale. Io sarò breve per poi passare la parola al dottor Bugolo che ci segue il progetto di Mandarelli Fantina, a Massimo Millesoli dell'associazione Manoia, il presidente dell'associazione Manoia, che è progettista di progetti SCAR. Allora, sono Salvo Cannata, dal 2008 abbiamo un gruppo di giovani che ha deciso di operare nel settore sociale, diciamo progetti alla persona. Nel 2011 veniamo contattati dalla Protezione Civile perché cercava sedi, delle sedi nel territorio di Catania per affrontare l'emergenza Nord Africa. Abbiamo segnalato diverse strutture sia a Scorbia che in tutto il territorio del Calatino. Da lì nasce la nostra esperienza. Oggi gestiamo due centri per minori stranieri non accompagnati, facciamo sorveglianza a delle comunità site nel territorio di Fontanelli Fantina, in più gestiamo due progetti strani, uno nel Calatino e uno nel comune di Fontanelli Fantina. Da poco siamo andati in TV perché diciamo è venuta a Striscia la Notizia a parlare della nostra cooperativa perché ha ritenuto che sviluppiamo progetti di integrazione di eccellenza. Faccio due esempi. Allora, una, il comune di Scordia ci ha affidato delle piazzette dove i ragazzi nel loro tempo libero curano tutto il verde pubblico di queste piazzette che sono state affidate, in più hanno realizzato un campetto di calcio dove fanno attività sportive ed è stata una risorsa per il comune perché non aveva, ormai lo sappiamo tutti i comuni, vengono meno queste risorse, quindi con l'occasione di anche il verde pubblico pulito. Il secondo progetto svolto in una scuola superiore, un progetto intitolato Gimme 5, Dammi 5, dove i nostri ragazzi insegnano la lingua inglese agli studenti e gli studenti insegnano lingua italiana ai nostri ragazzi. TG3. Sì, TG3. Niente, diciamo che oggi una buona accoglienza si può fare, abbiamo tante testimonianze che oggi appunto con i nostri esperti ne parliamo, quindi un'accoglienza buona si può fare, dico la facciamo. Abbiamo anche grossi risultati, abbiamo anche inserito molti ragazzi, tra cui l'esperienza di
Anifara, che è arrivato nel 2011 con l'Emergenza Nord Africa, oggi è un nostro punto fondamentale perché si occupa di tutta la mediazione, della mediazione culturale e interculturale e anche linguistica. Quindi niente, io diciamo, ringrazio e passo la parola a Salvo Bucolo per entrare diciamo, nel vivo delle nostre attività. Grazie. Innanzitutto, buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza, una presenza gradita, perché il tema di cui stiamo parlando questa sera è un tema delicato, è un tema particolare e non sempre la gente manifesta interesse in merito a questo argomento. Per cui vedere qualche assessore, qualche consigliere, una parte della popolazione di Barafranca presente in questo vetusto, in questo antico palazzo, secondo me dalla preghiera è passato dall'atrio, antico e sempre nuovo questo palazzo, oggi del comune, la casa del popolo, un popolo, come ha detto in modo articolato e complesso il vostro sindaco, che è aperto in merito all'accoglienza. Io voglio fare, prima di parlare della mia relazione, i saluti e i ringraziamenti. I saluti e i ringraziamenti vanno innanzitutto al primo cittadino, perché rappresenta tutta la popolazione e l'amministrazione comunale di Barafranca, il professore Fabio Ettore Arnaldo Accardi, che ho conosciuto pochi minuti fa, e dalla relazione, dall'intervento che ho avuto modo di ascoltare, vi posso dire che questo comune è un comune fortunato. È un comune fortunato perché io conosco bene 108 comuni, avendo gestito i rifiuti di questi ultimi per diversi anni, e su 108 comuni vi posso garantire che non tutti i sindaci hanno non soltanto la capacità di parlare, la capacità di tenere un discorso, la capacità retorica, tra virgolette. Lui c'ha questa capacità, ma io non vi voglio parlare di questa capacità che ho notato, ma di un'altra capacità, che è quella non soltanto di sapere porgere, ma quella di scendere nel profondo. Ha fatto un'analisi di quella che è la questione della migrazione, della emigrazione, della immigrazione, in modo molto nobile e delicato, e dopodiché, senza citare Papa Francesco, non ha fatto altro che parlare di Papa Francesco, perché ha parlato di quella che è la nostra peculiarità, della cultura della Sicilia. Un popolo l'ha definito da multietnico, infatti se ci andiamo a guardare qua anche tra di voi, c'è chi è un po' arabeggiante, c'è chi invece è più nordico, c'è chi è più spagnoleggiante, cioè il popolo siciliano è un popolo che per DNA, non soltanto per cultura, che è il patrimonio dei valori volti a formare l'umanità, ma per DNA noi siamo un popolo misto, siamo la sintesi di diverse culture, ma anche il nostro DNA a livello biologico, e tu se non ero sei un biologo, a livello biologico c'è un qualcosa che ci rende vulcanici e dinamici. Perché? Perché non siamo un fiorellino che è nato lì, non siamo statici. Dentro di noi ci sono geni e culture provenienti da 4 e forse anche 5.000 anni addietro. Questo fa sì che il popolo siciliano sia accogliente. I saluti e poi l'intervento. Grazie Sindaco per quello che hai detto, grazie per l'accoglienza, per la disponibilità che ci manifesti in questa serata della cultura dell'immigrazione, della migrazione in generale. Grazie ancora per l'analisi che hai saputo fare in modo sintetico e molto delicato. Purtroppo non tutti i sindaci, come dicevo poco fa, hanno queste capacità. Queste capacità si hanno se si va a scuola, si hanno se si fa ricerca, si hanno se si studiano determinati fenomeni.
perché è vero, ci possono essere persone più sensibili e persone meno sensibili, persone laureate meno sensibili e persone studiose più sensibili. Qui avete un sindaco che è una persona di cultura, ma che ha anche la umanità, la sensibilità di un dono di natura che gli avranno trasmesso i suoi familiari e l'ambiente dove ha vissuto, l'ambiente di Barrafranca. Grazie ancora per quello che hai detto. E continuo col salutare il vice sindaco qui presente, Costa, che ha avuto modo di salutare. Vetriolo, vice sindaco Vetriolo, che ha avuto modo di salutare poco fa, l'altro assessore Salvaggio, sì, sì. Salvaggio, che ho salutato pure poco fa. Mi scusi la dottoressa Costa, invece, che il comandante della Polizia Municipale, e magari poi appena rientrerà la saluterò nuovamente, la dottoressa Schirò per avermi accolto poco fa, che è la dirigente dei servizi sociali con la quale ci siamo soffermati poc'anzi per parlare meglio di questo fenomeno dell'accoglienza. La dottoressa Schirò praticamente ci ha fatto poco fa delle domande, ora magari poi alla fine, se è possibile, creare un piccolo dibattito anche con i presenti, perché noi dobbiamo dare risposte alla gente, perché il dialogo, come ha detto il sindaco, deve essere alla base di tutto. Siamo qui per dialogare, per trasmettervi una conoscenza che noi abbiamo avuto modo di fare in questi anni e farvi capire quali sono praticamente i vantaggi e anche gli svantaggi di questo fenomeno della migrazione. Maggiore, poco fa le ho dato i saluti, lei ha avuto sicuramente modo di andare fuori, le riformulo i miei saluti, la ringrazio per la presenza, e presenza che è anche fonte di sicurezza, perché lei rappresenta la sicurezza di questa città. Poco fa il sindaco, approfittando dell'omaggio che ho avuto modo di fare lui, la sicurezza, io parlo nella mia ultima pubblicazione della sicurezza della città, la sicurezza urbana e poi la sicurezza anche della nazione. Ci può essere sicurezza senza solidarietà? Lo dico in questo libro, che poi chi avrà modo di leggerlo magari si darà delle risposte. Papa Francesco da alcuni anni non fa altro che parlare della cultura della solidarietà. Io non lo voglio citare come leader del cristianesimo, lo voglio citare, come dice Time, come personaggio più popolare al mondo. Allora, questo personaggio, questo comunicatore più popolare del mondo, oggi ci dice che dobbiamo accogliere. E perché dobbiamo accogliere? Dobbiamo capire questo. Il sindaco ci parlava di un obbligo di legge, anche io ho fatto il sindaco e so che è un obbligo di legge. Però, soprattutto, permettetemi di dire, è un obbligo morale accogliere, e vi dirò perché è un obbligo morale. Continuo sempre con i saluti prima di completare l'intervento per spiegarvi perché mi trovo qui, perché nulla avviene per caso. Diceva Bartolomeo Davide, studioso del processo stocastico, cioè probabilistico, Dio, il suo libro era denominato, lo è ancora, Dio congiunzione, Dio è il caso. Poi alla fine della lettura del libro uno dice, ma non è congiunzione, copula essere, Dio è il caso, alla fine della lettura del libro, perché nulla avviene per caso. Tutto è frutto di coincidenze. Io che mi incontro col vostro assessore all'integrazione al Parlamento europeo, ci conosciamo, iniziamo a parlare, ma tu che fai io assessore all'inclusione? Ho detto, sono stato sindaco, assessore, ho avuto modo i servizi sociali di approfondirli anche come esperto del sindaco di Messina e di tanti altri comuni in questi 10 anni, e non ci siamo messi a parlare. Di dove siete in Barrafranca? Ho detto, ma Barrafranca se n'è andato, dove? Allora lo cito quando ritorna. A Barrafranca io conosco da Facebook, come diceva il vostro sindaco, conosco Emilio Catalano. E allora ho detto, di Barrafranca mi deve salutare Emilio Catalano. Vedete poi il mondo quanto è piccolo. Poi grazie ai nuovi sistemi di comunicazione, ai social, veramente siamo tutti vicini di casa con una chattata. Allora ho detto, ma che fai Emilio? Cosa fai tu? Poi c'erano delle ragazze e dei ragazzi interessati, diciamo, di quella che è la legislazione europea. Abbiamo avuto modo di salutare, di stare una mezz'oretta con il Presidente del Parlamento europeo, che è cosa rara,
Tajani, che è stato di una affettuosità, di una disponibilità, si è fatto fare le foto, ha parlato anche di questo fenomeno dell'integrazione e addirittura ci ha detto: portate i miei saluti alle vostre comunità, per cui poi tu darai il saluto del Presidente del Parlamento Europeo alla tua comunità di Barafranca. Chi non ho citato? Vediamo, non ho citato Federico Raineri, ad esempio. Federico è un giovane imprenditore, amico anche del vostro assessore, amico mio ormai da diversi anni, che spesso mi accompagna, diciamo, in queste manifestazioni sociali e culturali, allorché diciamo lì in Belgio, dove si andava anche a svolgere attività ricreative, no? Quelle serali che sono quelle che facevamo noi, non quelle che qualcuno possa pensare in malo modo, noi andavamo nel centro di Bruxelles, nella piazza Grande, se non sbaglio in italiano, a cantare e a manifestare il nostro essere siciliani, perché noi siamo così comunicativi, non osserviamo bene le regole, per cui facciamo capire agli altri, qua c'è un gruppo di siciliani. Poi quando ci siamo messi a cantare abbiamo visto che in Belgio, proprio nella piazza Grande, c'erano tanti altri siciliani che si sono avvicinati, con alcuni poi siamo andati in birreria. Dico, questo è l'essere siciliano, essere comunicativo ed essere accogliente, perché quelli là ci hanno accolto, pur non essendo loro del Belgio, hanno riconosciuto nel nostro cantare la lingua, la nazionalità e si sono avvicinati. Allora la comunicazione crea vicinanza. Lui ha creato questa vicinanza tra me e voi questa sera. Io ho coinvolto la cooperativa I Girasoli, dove svolgo una delle mie attività lavorative, che è quella di coordinatore di uno SPRAR. E allora ci siamo messi assieme e abbiamo detto: parliamo a Barafranca di SPRAR, parliamo di immigrazione. Il vostro assessore, che ringrazio ancora una volta, Andrea Tambè, ci ha invitato qui a Barafranca a parlare di questo fenomeno, e ho coinvolto i presenti anche il nostro avvocato Millesoli, che poi è il tecnico che si occupa proprio di strutturare le progettazioni, colui che conosce nello specifico le normative. E poi ringrazio anche colui che stasera ci darà, diciamo, una testimonianza forte di quello che è la migrazione, delle sofferenze che spesso spingono un essere umano a lasciare la propria terra. E per cui ringrazio Abu, giusto? Ho indovinato? Abu. Dico anche il cognome Anifa. No, Anifa Abu. E purtroppo vedi, anche la differenza culturale non ci permette bene di capire i nomi e i cognomi, ma la diversità è una ricchezza. Io in questo intervento di questa sera vi voglio parlare della diversità e della ricchezza. Il mio intervento l'ho pubblicato poco fa su Ora Web TV, chiunque lo potrà andare a leggere. È una sintesi poi di quello che ha detto il vostro sindaco. Non c'eravamo messi d'accordo perché ci siamo conosciuti poco fa, ma essendo entrambi umanisti, alla fine lì andiamo a finire. I punti sono quelli che toccano le nostre coscienze e la nostra cultura. Grazie a tutti voi veramente, che con la vostra presenza state coronando questo evento, per me assai importante, perché parlare a Barafranca, riflettere assieme a voi di un fenomeno che per alcuni versi può crearci e darci dello spavento, invece io considero questo fenomeno una grande ricchezza, una ricchezza culturale, sociale, religiosa, economica e soprattutto una ricchezza antropologica. Questo per me è la questione dei migranti, una ricchezza, e vi spiegherò il perché. Siamo soliti accostare, come diceva il sindaco, a questo fenomeno della migrazione quello della microcriminalità. Noi, che so, a Messina, io mi reco in ufficio e vedo al semaforo il ragazzo immigrato che vende il fazzolettino, vedo il ragazzo un po' disagiato che chiede l'elemosina e mi faccio questa concezione, ma non è questa la concezione del migrante. Lo accostiamo, il migrante, alla violenza, lo accostiamo a delle cose negative, però vi posso dire invece che qualcosa di positivo e anche di
economico per il nostro paese. La diversità. La diversità ci fa paura, noi abbiamo paura di tutto quello che è diverso da noi. Uccidevamo per diversità. Abbiamo trattato le persone diverse da noi in malo modo in passato. Non voglio mettermi qua a fare la storia, diciamo, delle varie popolazioni perché vi stancherei, però sapete bene come abbiamo trattato le persone del colore diverso, dalla sessualità diversa, dal credo diverso. Non ci dobbiamo scordare quando tagliavamo le teste a coloro che professavano un credo diverso dal nostro. E questa è la paura nei confronti della diversità, che è solo ricchezza, come dice Papa Francesco. Siamo tutti figli di Dio, dell'unico Dio che ci ha creato a sua immagine e somiglianza, e ci ha creato tutti uguali. La diversità, che io ho approfondito con i miei studi in merito alla diversa abilità. Ho viaggiato per un anno e 3 mesi per Noto, per Siracusa, per approfondire a livello scientifico il fenomeno della diversa abilità. Anche quella è una diversità. E allora, alla fine ho dato una sintesi a me stesso di quella che secondo me è la diversa abilità. Ho visto giovani e meno giovani senza braccia realizzare quadri fantastici. Questa è la diversa abilità, la diversità in generale. Ho visto, e avete visto anche voi, ciechi suonare il pianoforte e cantare in modo sublime, vedi Bocelli e tanti altri, che portano alto il nome della nostra nazione. Allora la diversità, innanzi alla diversità, un figlio che nasce in modo diverso, perché ha una diversa abilità, perché è diverso sotto tanti altri profili, noi abbiamo paura e tentiamo praticamente di marginare, no? Questa persona è marginata. Questa è una cosa negativa che crea soltanto un disagio alla persona che vive, no? L'essere marginato, ma anche a chi lo applica questo fenomeno negativo. Allora mi sono detto, come posso fare capire agli altri che la diversa abilità è qualcosa di magico? E allora disse all'onorevole Buzanca, che non aveva l'assessore ai servizi sociali, che nominò me esperto per i servizi sociali con la delega ai servizi sociali, ai giovani, alla diversa abilità, mi disse: Peppino, io vorrei realizzare a Messina qualcosa di magico con i diversamente abili. Era il 2011, per cui 6 anni fa. Organizziamo un'opera teatrale, per cui con ragazzi affetti da diversità, da una diversa abilità. Alla fine di quest'opera teatrale non c'erano soltanto i genitori a piangere, c'era tutto il teatro Vittorio Emanuele di Messina che piangeva. Perché piangeva? Perché ha visto questi sventurati? No, perché gli handicappati, scusate il termine oggi desueto, gli handicappati erano i presenti, loro erano i magicamente abili. Cioè quello che i presenti, quelli tra virgolette normodotati, non sanno fare, i diversamente abili lo sapevano fare. Questa è la magia che hanno realizzato quella sera. E allora spesso siamo gli handicappati, siamo coloro che non abbiamo la cultura di accogliere l'altro, di amarlo per quello che è. Io amo mio figlio, mia figlia, per quello che è. Amo l'essere umano in quanto persona, non per quello che ha o per quello che sa fare o per quello che sa, ma lo amo perché persona, figlio di Dio se sono credente, mio fratello se sono credente, se non sono credente mio fratello lo stesso, perché ha 2 gambe, ha 2 braccia, ha 1 testa, ha 2 occhi come me, e per cui è un essere pari a me. San Paolo scriveva agli Efesini: fratelli, carissimi fratelli. Io quando scrivo un articolo scrivo compari, perché cum e paribus, cioè io sono con te pari, e noi siamo pari tutti, a prescindere dall'altezza, dal colore della pelle, e non soltanto. Vado alla conclusione del mio discorso, che forse è meglio che qualcuno lo possa leggere sul web, perché non voglio rubarvi ancora tempo.
Dico che, come diceva poc'anzi il vostro sindaco, il fenomeno dell'immigrazione è un tema associato spesso a quello della delinquenza e della criminalità. Per quanto riguarda l'Italia, tuttavia, delle ricerche econometriche hanno dimostrato che non c'è alcun nesso tra immigrazione e criminalità. Le statistiche dicono che non c'è alcun nesso. I due fenomeni sono entrambi attratti dalla ricchezza, questo è vero, e quindi possono intensificarsi contemporaneamente nelle zone ricche, senza però che l'una causi o favorisca l'altra. L'immigrazione può contribuire a risolvere problemi come la sovrappopolazione, fame, epidemie, povertà nel paese per esempio di origine. A livello politico i paesi di origine e di destinazione possono stringere, questo è importante, accordi bilaterali che prevedono flussi migratori programmati e controllati, per scambio di materie prime, energia per esempio. Un accordo di questo tipo può prevedere la fornitura di materie prime e anche di manodopera in cambio di prodotti finiti e di investimenti nell'industria e nelle infrastrutture del paese fornitore. Se avete seguito questi due passaggi tecnici, vi spiegano il perché la migrazione è un fenomeno sempre positivo. Per questo vi ho detto poco fa. È ovvio che dobbiamo creare le regole, dobbiamo normare, perché se qua in questa stanza io parlo, c'è chi entra, chi esce, chi urla, chi parla al telefono, chi gioca, si crea cosa disordine. Allora la migrazione va normata. Io non posso, come dice il Papa, senza criticare il Papa, e poi mi scuserò col Papa, non posso dire spalanchiamo le braccia, accogliamo tutti. Grazie al Papa che lancia questo messaggio, perché diversamente le cose andrebbero male. Ovviamente dobbiamo dire, aggiungere a quello che dice il Santo Papa, il Santo Padre Papa Francesco, che dobbiamo dare delle regole. E allora i politici, i nostri legislatori, stanno già lavorando per modificare, migliorare le regole, normare cioè il fenomeno della migrazione. Se questo fenomeno viene normato, disciplinato sempre di più, vi sono soltanto cose buone. Vi è soltanto ricchezza, credetemi, sono ricchezza, ricchezza culturale, ricchezza di uno scambio, anche perché, ragazzi, vi dico una cosa col cuore sincero, ma secondo voi queste persone che partono dall'Africa centrale e si è svuotata sono morte di fame? Sono più ricche di noi, hanno l'oro che noi non abbiamo, il petrolio che noi non abbiamo, i diamanti che noi non abbiamo, il legno che noi non abbiamo, la colla che noi non abbiamo. Perché scappano? Perché non hanno, ecco vi dico cosa non hanno. Non hanno, amici miei, cosa? O la cultura o gli strumenti per fare cosa? Per estrarre praticamente questa materia che invece gli americani, ma non soltanto gli americani, sanno tirare fuori, sanno estrarre dal loro territorio. Allora cosa dico? Dico che innanzitutto il fenomeno della migrazione esiste e lo dobbiamo gestire. Dopodiché i nostri legislatori dovrebbero anche creare cosa? Creare corsi di formazione per gli africani nel loro paese, spiegare loro come si possono tirare fuori le risorse che attualmente vengono succhiate soltanto da alcuni paesi che si definiscono forti, e dire amici, moralmente forse il mondo ha sbagliato con gli africani, perché gli abbiamo rubato il petrolio, gli abbiamo rubato il legname, gli abbiamo rubato i diamanti, gli abbiamo rubato delle ricchezze importanti. E allora forse questo accogliere anche un volere dire grazie per quello che avete dato al mondo con i materiali di cui prima. E allora cerchiamo di essere più umani, più buoni, più intelligenti, più accoglienti, e soprattutto di capire cosa ci sta dietro la migrazione. Quali sono i popoli che stanno creando la guerra in Africa? Quali sono le nazioni che stanno creando la guerra in Africa? Perché queste nazioni creano guerra in Africa? Chi fornisce loro il mitragliatore, le bombe, eccetera, eccetera? Chi? Loro no. Se non sanno tirare il petrolio da sottoterra, fate eccezione per gli sceicchi. Bisogna capire cosa? Bisogna capire qual è la nazione che dietro ha un interesse forte, o le nazioni, e
che oggi stanno spingendo l'Africa centrale a sfondarsi per depauperarla ancora di più. Sapete di cosa? Della proprietà, perché gli stanno dicendo non soltanto ti prendo il petrolio, le pietre preziose eccetera, ma prendo proprio il tuo territorio, vai via, vai via. E allora io spero che i politici italiani, ma soprattutto quelli europei e mondiali, si possano mettere la mano sul cuore e possano dire aiutiamo gli africani in Africa, diamo agli africani quello che è loro e condividiamo anche i loro beni, perché siamo nella condivisione, condividiamo le loro ricchezze, ma portiamo loro anche la nostra ricchezza di competenze e di tecnologia soprattutto. Dicevo questo e concludo. Alla fine ci sarà il dibattito, per cui chiunque avrà la parola, alla fine però, grazie. Dicevo le cause, e concludo, le cause di questo fenomeno trovano origine, ad esempio, in diverse motivazioni, quelle economiche. Molti debbono sfuggire dalla povertà, perché chi non ha l'acqua, chi non ha il pane, che deve fare? Colonnello, se a casa sua le tolgo l'acqua, lei non si può fare la doccia, le tolgo le tegole, le tolgo il pane, lei che fa? Non esce fuori e cerca aiuto? Migrare significa questo, esco dalla mia situazione, vado in un'altra migliore e cercare aiuto. Il Papa che dice spalancate le porte a Cristo, e chi è Cristo? Colui che bussa e dice dammi da bere, dammi da bere. Poi ognuno di noi può rispondere anche negativamente, per carità, siamo liberi di fare il bene e anche il male, il libero arbitrio ci porta a fare il bene e a compiere il male, ma questa deve essere una risposta libera di ogni coscienza personale. Il legislatore invece deve fare leggi eque affinché si possa creare solo il bene e evitare il male. Un'altra motivazione è quella politica, ragazzi, la dittatura. Lo sapete, noi l'abbiamo vissuta con Benito Mussolini in Italia, la dittatura, e vi posso garantire che Benito Mussolini era una persona diversa dai dittatori che sono presenti in alcune nazioni africane. Sapete cosa significa non avere libertà religiosa, non avere libertà culturale, libertà di parola? Si può vivere in una nazione dove c'è una dittatura? No. Allora lì c'è dittatura e la gente vuole democrazia, tanti scappano perché cercano libertà, democrazia. Ci sono anche problemi naturali, tsunami, amici, alluvioni, terremoti. Noi lo guardiamo ogni tanto nel telegiornale vediamo che una nazione viene distrutta, una città viene distrutta, devastata, una popolazione praticamente viene travolta da un terremoto, viene travolta da uno tsunami. Anche a noi è successo recentemente il terremoto in Italia, quanti morti, quante persone sono senza case, quelle persone sono migranti, sapete perché? Perché lasciano il loro piccolo comune e vanno in un altro comune a chiedere aiuto, anche loro migrano da un comune all'altro perché c'è stata una catastrofe. Voglio chiedere a voi presenti là sotto, se mai a casa mia, nel mio comune, non giro il vostro la scaramanzia, dovesse succedere un terremoto, cosa farete? Non andrete nel comune vicino a chiedere un tempo, un pezzo di carne, un pezzo di pane, una bottiglia d'acqua, una camicia, un paio di scarpe perché avete perso tutto? Questa è la migrazione, quando vi sono cause naturali a spingere sta gente ad andare via. Vedere quante cause che ci sono, che spingono una popolazione ad andare via. L'istruzione, se lì non c'è scuola. Se non c'è scuola non ho diritto a sapere leggere e scrivere. L'istruzione. Il lavoro, se non ho lavoro, poco fa il sindaco e concludo. Il sindaco ha detto che molti laureati, molti giovani anche di Parrafranca vanno via in cerca di fortuna, ma non vanno più ragazzi, non vanno più in Svizzera, non vanno più in Germania, sapete dove vanno? Dall'altra parte del mondo, perché ahimè, anche queste nazioni non danno più grandi soddisfazioni a livello economico. Siamo nipoti o siamo figli di migranti, perché anche i nostri avi, per fame, per disperazione, per motivazioni diverse di cui poc'anzi, hanno lasciato la propria casa in cerca di fortuna o in cerca di una situazione migliore di quella che stanno vivendo in quel modo. Pure noi, io no, i nostri nonni, i nostri avi,
hanno dormito sotto il ponte, sono partiti con la valigia di cartone, sono partiti con un pantalone, una maglietta e basta, come loro. Vi voglio soltanto raccontare una mia intervista chiesta ad alcuni migranti ospiti nello SPRAR, dove espleto la mia mansione di educatore, di pedagogista, di cognitivista. Ci sono le cause di cui poc'anzi, no? Il sindaco ha detto rifugiato politico, ma esistono i rifugiati a livello umanitario. Quando chiede a un ragazzo perché sei andato via, ti buttarono la bomba di sopra, ti hanno sparato, a tanti sì, ma tanti invece hanno il bisogno umanitario, sono rifugiati umanitari. Ma è solo la bomba che mi deve portare a scappare? Soltanto la mitraglietta fuori che mi deve portare a scappare via? Un ragazzo che non ha nulla, sapete perché scappa da solo, non con tutta la famiglia, per arrivare in una nazione più ricca, per guadagnare soldini e sfamare i genitori nel loro paese? Perché lì non c'è più nulla. E sapete perché non c'è più nulla? Per quello che ho detto poco fa, perché quelli con la cravatta, quelli ricchi, quelli per bene, vanno lì a rubare i poveri. Questa è la verità, la vergogna dell'umanità. I ricchi vanno in Africa a rubare i poveri, quelle cose che loro non sanno estrarre, perché non hanno gli strumenti e la cultura per. E allora la cultura della solidarietà, la cultura, cultura, patrimonio dei valori volti a formare l'umanità, la cultura e poesia e musica e lingua straniera e teatro, della solidarietà. Solidarietà, cosa significa solidarietà? Cioè non benevolenza, ma scredo, poveretto, mi fa pena. Solidarietà, io ti vedo mio fratello, mio pari, ti abbraccio. Se io ho questa bottiglia d'acqua, tu ne devi avere un'altra, diversamente io non sono solidale, assolutissimamente. Io sono uno che parla bene e che poi razzola male. Sono come tutti quei preti che dovrebbero accogliere, che chiudono le loro chiese e le aprono soltanto negli orari per prendere la monetina che scende nelle offerte. E questo Papa mi piace perché è un rivoluzionario e dice no, noi dobbiamo essere preti del Vangelo, dobbiamo amare l'umanità, la dobbiamo salvare dalla fame e dalla disperazione. La cultura della solidarietà, fondamento, fondamentum, alla base di cosa? Della sicurezza urbana. Questa città non è sicura, il mondo non è sicuro, l'Italia non è sicura, l'Italia, il mondo, Barra Franca, domani sarà sicura se a fondamento, alla base, avrà la cultura della solidarietà. Buona serata e grazie per l'accoglienza e per aver dato ascolto alla mia parola. Grazie a tutti. Do la parola all'avvocato Millesoli. Adesso per me diventa più difficile, no? Perché dopo tutto questo excursus, a me spetta la parte più tecnica. Anch'io ovviamente mi associo ai ringraziamenti al sindaco, a questa comunità per aver voluto organizzare questo momento di confronto, approfondimento sui temi dell'immigrazione. E diciamo, la nostra associazione, l'associazione Maior, nasce poco più di un anno fa proprio con l'intento di formare gli operatori del settore dell'accoglienza dell'immigrazione, perché c'è un vuoto in qualche modo da questo punto di vista, continuare a fornire assistenza di tipo legale, di mediazione agli immigrati che arrivano in Italia, soprattutto ai richiedenti asilo, ma diciamo il terzo compito che ci siamo dati è quello appunto di partecipare e promuovere eventi come questo, proprio volti a parlare con le comunità, a raccontare che cosa sta succedendo nel mondo e in particolare che cosa sta succedendo in Sicilia, che è la porta del Mediterraneo. L'anno scorso sono stati registrati 170.000 arrivi diciamo, dalla frontiera sud d'Europa, quindi sono transitati tutti dal canale di Sicilia, la maggior parte sono anche sbarcati in Sicilia perché è il luogo più vicino, più sicuro, diciamo, più economicamente anche
più vantaggioso per le navi che pattugliano il canale di Sicilia, e anche per una questione di tempistica, no? Nel poter lasciare giù diciamo, le persone raccolte dai gommoni, che purtroppo sempre più popolano il canale di Sicilia, e portarle sulla terraferma. Oggi, diciamo, a me è stato affidato il compito di parlare un po' dell'aspetto tecnico, per affrontare un po' meglio quello che potrebbe essere, diciamo, in prospettiva anche l'apertura di un centro di accoglienza per richiedenti di protezione internazionale anche a Barra Franca, secondo quelli che sono degli obblighi sicuramente morali, sicuramente giuridici, ma giuridici di diciamo radicali nella nostra Costituzione, cioè già la nostra Costituzione, l'articolo 10 prevede un obbligo costituzionale nei confronti di chi scappa dal proprio paese per motivi di persecuzione, ma non solo, l'Italia ha firmato tantissimi trattati internazionali. Il più importante sicuramente lo conoscete tutti, la Convenzione di Ginevra del 1951, dove appunto ci si impegna a livello internazionale a dare protezione a chi fugge per motivi di persecuzione dal proprio paese. I motivi di persecuzione all'epoca, nel 1951, non furono sanciti in quelli politici, in quelli di differenza di culto, di differenza di opinione, di appartenenza etnica, oppure di appartenenza a gruppi sociali della comunità. È chiaro che era un momento storico in cui il legislatore, diciamo, internazionale dell'epoca vide in queste motivazioni, che erano quelle che scaturivano un po' anche dal dopoguerra, era appena terminato il secondo conflitto mondiale. Adesso i motivi di fuga appunto sono anche altri, sono quelli di sopravvivenza, motivi di sopravvivenza che sicuramente legittimano appunto l'affrontare anche, mettere a rischio la propria vita nel deserto, nell'attraversata del mare, proprio perché l'alternativa a quel rischio è una morte quasi certa a un'età che l'età media, diciamo, in alcuni paesi dell'Africa subsahariana è all'incirca di 42-45 anni, quindi veramente un'età molto, molto bassa rispetto ai paesi occidentali. Il fenomeno migratorio, quindi, che molti mass media distinguono in migrazione economica, in migrazione per motivi di persecuzione, in realtà la migrazione economica non può essere considerata quella migrazione dove il migrante mette a rischio la propria vita attraverso, diciamo, ostacoli di tipo naturale, qual è il deserto, qual è il mare, ma anche ostacoli di tipo diciamo, di organizzazioni criminali, quali sono i trafficanti, gli esseri umani, quali sono, diciamo, le bande di predoni che popolano il deserto, che devono superare per poter raggiungere il loro obiettivo, e il loro obiettivo è quello di avere, di vivere in democrazia, vivere nella possibilità di esercitare liberamente i propri diritti, anche il diritto all'istruzione, il diritto ad avere una propria opinione, diciamo, esplicare il proprio culto, e anche la possibilità soprattutto anche di lavorare. Quindi in realtà questa distinzione che ci vogliono dare così per delle confezionate tra migranti economici e migranti che scappano da una persecuzione vera e propria non è così semplice da fare, perché basta appunto contraddirli in questi termini a chi dice una cosa contraria. Il sindaco giustamente ha fatto riferimento a un accordo ANCI Ministero dell'Interno, dove appunto si è fatto, diciamo, un grosso passo avanti. Ormai negli ultimi 3 anni sostanzialmente il fenomeno dei flussi migratori appunto per la frontiera sud dell'Europa, quindi l'Italia sostanzialmente, si è stabilizzato tra i 150.000 e 170.000 arrivi annui, anche se sembrerebbe che nel 2017
probabilmente supereremo 200.000 arrivi. Però quello che era stato considerato soltanto un fenomeno emergenziale, era stata definita così all'indomani della primavera araba, il fenomeno dei flussi migratori appunto di tutte quelle popolazioni subsahariane che vivevano in Libia, lavoravano in Libia e che sono state costrette a spostarsi in Europa, costrette anche fisicamente, perché alcuni ragazzi ci raccontano che sono stati presi fisicamente e messi sulle barche perché Gheddafi l'aveva minacciato, che avrebbe mandato delle bombe umane all'imbarco dell'Europa, e così è stato. Però dopo, diciamo, questo fenomeno così straordinario, in realtà il fenomeno è diventato strutturato. È un fenomeno che veniva considerato soltanto un fenomeno di ordine pubblico, cioè arrivano questi stranieri, uguale pericolo, dobbiamo trovare una soluzione per arginare il più possibile questo pericolo. Pian piano si sta trasformando in un fenomeno non di ordine pubblico, ma una questione di ordine sociale. Cioè gli immigrati che arrivano vanno accolti, vanno integrati, anche perché appunto le statistiche che sono state citate, un interessante studio della Fondazione Morezza di qualche mese fa, ci dice che da qui al 2050 l'economia europea e anche quella italiana baserà soprattutto per alcune tipologie di lavoro la propria forza lavoro al 60% sulla forza lavoro degli stranieri, perché ci sono lavori che ormai i nostri giovani non vogliono fare più, e questo poi ci arriveremo a proposito. Questo non è colpa di chi lavora, ma è del datore di lavoro che paga 300 euro al mese. Non è così, guarda. Se vuole ne parliamo, ma appena termino il mio intervento. Appena termino il mio intervento ne parliamo anche di questo. Perché le leggi ci sono, le vanno rispettate. Se poi il datore di lavoro paga in nero 10 euro l'ora anziché pagare 50 euro l'ora, non è colpa del lavoratore, è colpa del datore di lavoro, mi perdono. Non è questione di forza del lavoro. Lei ha detto che i nostri giovani non vogliono lavorare. Ci sono alcuni, ma non lo dico io, ma non lo dico io, lo dicono, diciamo, i numeri, lo dicono le statistiche e lo dicono le organizzazioni che fanno questi studi e queste ricerche. Lei è un giovane, quando c'è mai vanno a fare un fuori. Cioè, non si giovane, vanno a fare quando c'è mai, scuole, città, quando c'è lavoro più uno, o c'è che devono fare in Europa, o a fare in cascetto. In Germania rispetto alla regola. Il problema è che i nostri giovani che vanno in Germania vanno a fare lavori che vengono pagati per come devono essere pagati, anche questo. Cioè, diciamo, questo è un circolo vizioso dal quale non usciamo. Se mi fa tanto per me, se mi fa tanto per me, se mi fa tanto perché se a casa mia viene a fare molto, io andrei avanti, poi le domande le facciamo e le affrontiamo una alla volta, le affrontiamo tutte. Certo. Dicevo questo, il fenomeno si sta trasformando sempre più in un fenomeno di tipo sociale, quindi il Ministero dell'Interno, quindi prima era considerato soltanto una questione di ordine pubblico, adesso essendo considerato una questione sociale, il migliore agente per poter governare questo fenomeno a livello locale, a livello territoriale, chi è? È il sindaco del comune. Perché? Non si può delegare al prefetto che, per quanto territorialmente competente, ha delle porzioni di territorio abbastanza vaste, non conosce le problematiche specifiche dei vari contesti comunali. Il governo di questo tipo di accoglienza, di gestione di questo fenomeno, chi meglio del sindaco conosce la propria comunità ed è in grado di organizzare anche una rete di controllo, se vogliamo, di sicurezza, ma anche di integrazione, di contaminazione di questo fenomeno all'interno della propria comunità. E allora l'accordo Ministero dell'Interno ANCI ha stabilito che in prospettiva, quindi iniziando già dal 2017, ma in prospettiva,
L'accoglienza che fino all'anno scorso ha visto un 20% circa di immigrati accolti nella rete SPRAR rispetto all'80% accolta in centri o di accoglienza straordinaria o in centri governativi come sono ad esempio in Cara, possa trasformarsi pian piano a quei prossimi anni in un'accoglienza tutta nell'ambito della rete SPRAR, magari che siano le comunità locali, i territori, a governare secondo numeri che siano appunto proporzionati anche alla popolazione, che non siano spropositati, come è successo in alcuni comuni dove appunto l'imprenditore di turno ha vinto il bando della prefettura e ha aperto un CAS da 200 ospiti in una comunità che aveva 50 abitanti. È una cosa assolutamente aberrante e straordinaria e che non può più permettersi. Allora, questo accordo ANCI Ministero dell'Interno, con l'introduzione appunto della clausola di salvaguardia che è stato ben detto, stabilisce dei numeri precisi di accoglienza per territorio che sono proporzionati al numero degli abitanti di quel territorio stesso, fa sì che se i comuni aderiscono alla rete dello SPRAR automaticamente sono fatti salvi dall'obbligo delle prefetture di accogliere nel territorio altri richiedenti protezione internazionale. Visto che sicuramente molte cose usciranno fuori dal dibattito, volevo soffermarmi soltanto su due aspetti. Qual è la differenza tra un centro di accoglienza straordinario, quindi questi gestiti sostanzialmente dalle prefetture, e un centro SPRAR? Il centro SPRAR è un acronimo che sta a significare Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati, è una concezione dell'accoglienza che tutta l'Europa ci invidia, non Italia, perché è italiana, è un'invenzione tutta italiana, dove si pretende nell'accoglienza non una semplice accoglienza materiale, per intenderci vitto e alloggio, come succede purtroppo spesso in alcuni centri di accoglienza straordinaria, ma è un'accoglienza di tipo integrante, cioè il progetto SPRAR, l'obiettivo dell'accoglienza all'interno di un progetto SPRAR è quello di trasformare questi cittadini stranieri in cittadini italiani sostanzialmente, fornendogli quegli strumenti di alfabetizzazione linguistica, di rispetto delle regole, di conoscenze, di base, eccetera, che gli permettano poi di vivere all'interno della comunità locale che l'ha accolto, oppure di spostarsi anche in altre comunità se vogliono, conoscendo quelle che sono le opportunità e conoscendo anche quelli che sono i loro diritti all'interno della comunità che li ha accolti. Questa è la differenza del centro di accoglienza SPRAR da un centro di accoglienza straordinario. Il tutto potrebbe trovare ancor più facilitazione nel successo di questo tipo di esperienza nel momento in cui anche il sistema che sta dietro il processo di riconoscimento della protezione internazionale diventa un sistema che va a regime, quindi che i tempi vengano veramente accorciati. E adesso il decreto legge il 13 del 2017 che entra in vigore il 18 d'agosto sostanzialmente ha accorciato ulteriormente i tempi di esame, perché ha eliminato un grado di giudizio, adesso non c'è più l'appello e quindi sostanzialmente l'esame amministrativo in commissione territoriale, se dovesse avere un esito negativo, può essere impugnato innanzi a un tribunale speciale, a una sezione speciale dei tribunali dove hanno sede di corte d'appello, e se anche il giudice del tribunale dovesse dare un parere negativo, il cittadino straniero, non avendo ottenuto nessun tipo di riconoscimento del nostro ordinamento, è tenuto a tornarsi nel suo paese, a rimpatriarsi. Penso che molte questioni le affronteremo adesso nel dibattito, sono contento che ci sarà il dibattito. Volevo soltanto dare questo
quindi adesso passo la parola a Danilo, che è un bravissimo mediatore con cui abbiamo anche lavorato insieme, che vi racconterà la sua storia a testimonianza, diciamo, di quello che, di cui abbiamo parlato fino adesso. Buonasera a tutti, io mi chiamo Anifa, vengo dal Ghana, sono in Italia quasi 5 anni, prima quando sono arrivato qua in Italia mi hanno portato al Carabinieri, un centro di accoglienza, sono stato là quasi 3 anni. Dopo ho fatto commissioni che non mi hanno dato documento, ho fatto un corso e arrivato al punto che devo lasciare al centro, quindi io mi hanno chiesto per portarmi un posto tranquillo, un posto che posso costruire la mia vita e mi hanno portato a Squadia. Io mi piace giocare a calcio, quindi ho fatto tanti prova nella squadra di calcio. Mi hanno preso, ma il problema è che non potevo giocare perché avevo problema di documento. E a Squadia, Spravi Squadia, vi posso dire che è un centro tranquillo, un centro che non c'è nessun problema, perché all'interno della struttura, io quando mi hanno portato là mi hanno insegnato tante cose, prima mi hanno fatto capire come funziona la legge d'Italia, mi hanno fatto capire le cose che devo fare e le cose che non devo fare, perché se guardo indietro della mia paese ci sono le cose che non ho imparato, o non so, io lo faccio le cose come voglio, ma invece qua non è così. Per questo sono stato molto molto contento per imparare la cultura di un altro paese. Parlare del mio viaggio, allora il viaggio è stato una brutta esperienza che non voglio raccontare tutto questa sera perché abbiamo una bellissima serata, quindi non voglio rovinare la serata che abbiamo qua. Ma però è stata una brutta esperienza perché che uno affronta il deserto senza sapere dove sta andando, dopo affronta anche il mare, non è una bella cosa, ma ringraziarvi voi italiani per la possibilità che avete dato a noi per essere qui nel paese, perché senza vostra accettare noi non possiamo essere qui oggi. Allora, io adesso vivo a Squadia, lavoro con i girasoli in un centro di prima accoglienza, CPA. Là abbiamo possibilità di imparare le cose, di portare i ragazzi a scuola, così facciamo scambio di culturale, che i ragazzi italiani insegnano i nostri ragazzi la loro cultura, anche i nostri ragazzi pure insegnano gli italiani la loro cultura. Prima di iniziare non è stato facile, ero un po' difficile, ma piano piano abbiamo fatto. Abbiamo creato un progetto che stiamo facendo, come ha detto il presidente prima, il progetto di Give Me Five, nella scuola liceo a Squadia, anche a scuola media.
E poi abbiamo fatto pure il progetto di aggiungere un posto a tavola, che abbiamo fatto questo teatro, però in italiano, che abbiamo fatto, perché mi ricordo che mi hanno chiesto di fare in inglese. Io ho detto no, se facciamo in inglese vuol dire che i ragazzi non stanno imparando niente, quindi dobbiamo fare in italiano, così possiamo lanciare il messaggio che i ragazzi stanno imparando le cose. Allora, per la mia esperienza in Italia, io ho imparato tante cose che non potevo fare quando sono nella mia paese, perché io qua in Italia ho fatto scuola, un corso di mediatore che mi hanno estirato, mi hanno dato certificato come un mediatore culturale. Questa possibilità non avevo possibilità di fare quando ero nel mio paese, perché la scuola là si pagano a fare, ma di qua mi hanno insegnato, mi hanno fatto andare a scuola, mi hanno fatto fare tante cose senza pagare, quindi io mi sento che mi sono integrato bene, benissimo nella comunità che vivo io. E poi là pure siamo tranquilli. Da quando sono conosciuto Salvo Cannata, anche avvocato Minasoli, sempre mi dicono di fare le cose che fanno portare la cooperativa avanti. Io sono tranquillo e sono molto molto contento di essere qua in Italia. E poi per il viaggio, tanti di noi stiamo scappando, non è che vogliamo, questa cosa che dobbiamo capire, non è che vogliamo, a volte, oppure posso dire che non abbiamo le scelte, è solo una: vai o vai, questo è, vai o vai. Quindi in una situazione come questo non possiamo fare niente. Per questo alcuni di noi stiamo scappando sempre per venire qua. Io mi ricordo in Libia, lavoravo tranquillo, io non avevo problema prima quando ero in Libia, ma è arrivato il momento che là non c'è pace più, là ognuno fa quello che lui vuole, senza legge, senza protezione, niente. Se ti arrestano ti fanno tutto quello che loro vogliono, ti fanno fare chiamata, controllare i soldi, se sei fortunato che hai i soldi sei salvato, se non sei fortunato che non hai i soldi tu ti portano via, nessuno sa dove ti stanno portando, quindi la vita là non era facile. Per questo vi voglio dire grazie mille italiani, perché avete fatto una cosa meravigliosa per accettare a noi nella vostra paese. Lo so che non è facile, perché alcuni incontrano alcuni di noi che sono cattivi, alcuni che sono bravi, ma siamo uguali, sì, ma nella testa non possiamo avere la stessa testa. Posso essere più bravo di quello pure può essere più bravo di quella. Quindi io vi voglio dire, se incontrarvi uno che ha fatto le cose che non va, non è che tutti siamo così, no. Perché se mi ricordo bene, io mai fatto discorso con nessuno da quando sono venuto qua in Italia, mai avere un problema con nessuno, perché primo
io ho imparato le leggi come funziona. Non devi toccare, non devi fare brutte cose, quindi io con questo io vivo tranquillamente senza nessun problema. Cosa c'è ancora di dire? Solo che vi voglio dire grazie ancora, come sempre, mi sento buonissimamente avviato, perché pure sono fidanzato con la ragazza italiana. Ah, bravo! Sì, quindi... Mi chiamano i genitori, vado a casa loro a mangiare, usciamo insieme. Io da 2 anni che siamo insieme, mai abbiamo litigato, mai abbiamo discussioni, mai, perché è importante, io le capisco e lei mi capisce bene, solo questo. Quindi grazie mille e grazie per l'attenzione. Grazie. Qualche altra domanda, così poi casomai rispondiamo
respinti. Se non è business questo, non è il 65. E poi ci sono i sussidiari, cioè i dati del Ministero dell'Interno. E quelli non li ho considerati. Il 60% lo dico. Forse lei non ha capito. Non sto contestando i sussidiari, sto contestando i divieti che sono il 60% dell'ultimo anno. Sì, è vero. Vuole spendere i dati? No, 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 è vero. Allora, grazie. Ci sono... Sì, facciamo... Risponda, poco fa che scappano dalla terra, i maschi la fanno la donna, è stato... Ma è ovvio, dinanzi alla sua domanda non possiamo che ridere, guardi, non si offenda, no, perché lei deve parlare di statistica. Chiedo scusa, lei dove ha visto solo questi uomini? Io ho visto bambini e sono... Ma i dati, ma questi sono i suoi dati. Io sono stato direttore di un centro minori stranieri non accompagnati, bambini. A Fondachelli ce ne sono 200 soltanto in un comune, minori stranieri non accompagnati. E ci sono anche le famiglie, le donne, che sono le donne, i mariti e i figli. Io l'ho trovato due volte. Prego, mi scusi se ho ironizzato poco fa dicendo le donne fanno la guerra, ma era per rompere anche, tra virgolette, la sua serietà dicendo che vengono solo uomini. Lei vorrebbe banalizzare che lì non viene la guerra? Non è così. In alcuni posti vi è la guerra, in altri posti vi sono situazioni peggiori della guerra, che sono la fame, la disperazione, che sono problemi di, come dicevo fa, dittatura. Non c'è guerra, ma la dittatura non può permettere a nessun umano di soccombere lì. Allora dovrebbero essere gli altri stati a prendere il dittatore a calci nel deretano, ecco, innanzitutto, perché questo dovrebbero fare gli altri stati, rimuovere il problema di mancanza di democrazia in quello stato africano. Ma questo lo deve fare cosa? Le organizzazioni unite, ma non soltanto, coloro che sono deputati a fare questo. Prego, prego, prego. Facciamo le domande così poi diamo le risposte. Cerchiamo di... Che stanno male i capi della persona, è vero, lo metto in dubbio. Però questo sistema come sta facendo l'Italia non è un sistema. È Europa. Ma lei non è un relativo, la Francia ha chiuso le frontiere per dividere. L'Austria è più da Como, quindi è dell'Italia più dell'Europa. Alfano va piangendo tutti i giorni in televisione dicendo che le testate non parlavano, quindi c'è un problema dell'Italia. Però lei chiama molto i numeri, ha visto, cioè io poco fa ho parlato. No, mi faccia continuare il discorso, se no non finisce una parte della volta. Siamo in minoranza. Il sistema non è questo di dare questa passione. 3 mesi fa ho visto un documentario greco parlando di immigrazione, c'erano 2 missionari italiani in Ghana. Dove erano cambia gara, diceva, se questi miliardi di euro che spendete in Italia fossero spesi qui, questa gente sarebbe tranquillissima. Sappiamo, c'è anche l'intercettazione di Buzzi che dice il traffico dei migranti ci guadagniamo più dal traffico di droga, c'è anche l'altra parte, quindi coglienza sì, bisogna vedere che dobbiamo accogliere, se come dobbiamo. Se poi arrivano famiglie, marito, moglie, bambini, io penso che la popolazione di Barra Franca non abbia problemi, ma è dubito che arriveranno una crisi, perché i numeri ci dicono 100.000 uomini, 20.000 donne, 5.000 bambini, dati del 2016, e i dati sono sempre in aumento, dal 2013 al 2016, se volete ce l'ho qui e ve li do, così lo conosco. No, i dati io li conosco. Allora, se li conoscete... Io li confermo i dati, però se vuole parlare di numeri io qua ho tutti i numeri che vuole. Allora, poco fa io ho parlato di 170.000 arrivi frontiera sud del Mediterraneo, ma sa quanti ne sono arrivati via terra, cioè dai Balcani? E quindi siccome lei ha detto che l'Europa non fa la sua parte, 600.000 ne sono arrivati dall'altra parte, cioè il triplo di quelli che sono arrivati in Italia, quindi non è un problema. Veramente la maggior parte sono venuti via che ci abbiamo dato 8 miliardi. No, non è così, in Turchia c'erano i siriani. Comunque, ok, va bene. Io, guardi, se vuole lei, dico, se è con tutta questa preparazione, io la colgo, non riscausa anche nell'associazione perché è molto ferrato. Però dico, se vuole parlare ancora di numeri, a proposito di numeri, io le do ragione,
l'80% sono uomini, singoli, è vero, è così, è inconfutabile questo. E poi il resto sono famiglie, sono donne, ci sono molti minori, c'è un problema con i minori non accompagnati. C'è l'80%, io so le percentuali circa, ma è così, però dico, il problema del 2013-2014 che il Ghana si è svuotato degli uomini, ma questo non le fa pensare che c'era qualcosa in cambio, scusi, in cambio che non andava bene. C'era veramente, questi hanno voglia di affrontare. Perché non c'è niente che va bene, perché i loro politici sono come loro, che scendono le loro materie prime alle multinazionali. E questo è un problema strutturale, globale, sicuramente. No, no, ma è chiaro. Io volevo dire un'altra cosa a proposito di numeri, le volevo dire questo. È vero che c'è un'altissima percentuale di dinieghi in commissione territoriale, cioè è vero così, ma lei lo sa che spesso le commissioni territoriali sono composte da soggetti non qualificati a svolgere quel ruolo. Per questo il Ministero dell'Interno ha indetto il mese scorso un concorso per 250 nuovi funzionari da formare proprio per le commissioni. E lei lo sa che l'80% dei dinieghi poi in tribunale ottengono una protezione. Questo dato lei non l'ha detto, non lo conosceva. Ma questo appartiene, diciamo, alla dialettica di questo fenomeno, delle cose che si scrivono purtroppo sui mass media. Sì, sì, è vero. C'è la tendenza all'omosessualità, c'è la tendenza. Ma che cosa? Lei vuole giudicare le persone per quello che dicono, se sono omosessuali o non sono? C'è un organo ministeriale, c'è poi un tribunale che valuterà quella cosa. Molti di quelli presunti omosessuali infatti poi hanno un risultato negativo. Rispondere sì, ma volevo semplicemente dire un paio di cose rispetto alle considerazioni che vengono fatte dai cittadini barresi, perché poi in fondo i numeri si leggono, un po' li leggiamo tutti, un po' si lavora pure per luogo comune. Quando parliamo delle percentuali che la maggior parte sono uomini, e quindi vorrei capire qual è poi il senso di queste considerazioni. Se noi immaginiamo quanto negli anni 40, negli anni 50 si partiva da Barra Franca o si partiva dal meridione d'Italia verso la Germania o verso anche la lontana Torino, dove c'era la Fiat che fabbricava le macchine, la maggior parte delle presenze era maschile, perché la forza lavoro è così sposta, e poi si cerca di mantenere le famiglie nel proprio territorio. Quindi ci sono, ma è stato detto qui che le motivazioni per cui si scappa da un territorio possono essere diverse. Noi poi, per quanto riguarda gli aspetti legati, ma mi pare di averlo detto anche all'inizio o nella presentazione, per quanto riguarda le politiche dei flussi migratori, qui non siamo nel Parlamento europeo e neanche nel Parlamento italiano. Se avete le forze, se qualcuno, io dico, posso anche io come amministratore essere anche contrario alle politiche sui flussi migratori, ma non è questo il tema del problema di oggi. Oggi il problema che Barra Franca deve affrontare è decidere: vogliamo che la prefettura faccia un cassa a Barra Franca e quindi possa portare un numero di immigrati, chiamiamolo rifugiati, chiamiamolo richiedenti asilo, di 30, 40, 50, 100, oppure affida alla cooperativa X che viene da Etna, viene da Barra da Pesca, e affitta gli appartamenti e posiziona delle persone, oppure vogliamo che questo fenomeno lo gestiamo noi come comune, apparendoci la regione. Non ci sono altri temi. Per quanto riguarda lo SPRAR, vengo pure alla considerazione fatta se per caso ci sono famiglie o ci sono. Quello è pertinente, perché sceglieremo noi con lo SPRAR se vogliamo le famiglie, se vogliamo minori non accompagnati, quale tipologia di SPRAR vogliamo aderire. Se lo facciamo come comune, lo possiamo.
possiamo fare, ma se lo farà la prefettura, perché la prefettura ti assicura che lo farà come l'ha fatto a Borbornera e come lo sta facendo in altri comuni, allora noi non sceglieremo nulla, ci vedremo di notte tempo Barra Franca con presenze extracomunitarie senza che noi ne sappiamo nulla, perché non ce lo verranno neanche a dire, non verrà a bussare la prefettura, signor sindaco possiamo entrare, non ce lo dirà, lo farà e basta. Mentre quello che ha voluto fare l'amministrazione è quello che noi cerchiamo di fare capire ai cittadini, anche con le considerazioni di chi è contrario, perché per carità anche quelle sono valide per fare chiarezza. Noi vogliamo salvaguardare il nostro territorio avvalendoci del regime di salvaguardia, quindi noi abbiamo un numero prestabilito, abbiamo una tipologia che deve essere riconosciuta come rifugiato o come richiedente di asilo, poi sceglieremo. Anche lì si possono scegliere diverse tipologie di accoglienza, può essere quella diffusa, e quindi noi secondo me su questi temi dobbiamo cercare di discutere assieme. Io penso che la comunità, che quando dico che va coinvolta in questo senso, capire che tipo di accoglienza vogliamo fare. Vogliamo l'accoglienza diffusa, vogliamo accogliere le famiglie, vogliamo accogliere i minori non accompagnati. Questo, su questo tema ci sono le famiglie e la tipologia la scegliamo noi. Giacusso, allora noi non dobbiamo, quando noi parliamo di numeri è ovvio che i numeri sono numeri enormi rispetto a quello che è la nostra comunità. Noi possiamo scegliere perché nel momento in cui si aderisce allo SPRAR, e questo chiedo a chi è qui presente che già ha un lavoro con lo SPRAR, la comunità sceglie che tipologia di accoglienza vuole fare, se deve essere diffusa. Cosa vuol dire diffusa? Anziché di far stanziare i nostri ospiti, a me li chiamano così, ospiti, tutti in un quartiere, si possono, e questo lo stabiliamo noi, si possono far stanziare. Scusa, non ho niente da ascoltare, e quindi l'accoglienza diffusa significa che si può distribuire nei quartieri, oppure anche la tipologia, se accogliere minori non accompagnati, è una tipologia, sono ragazzini, bambini che devono andare a scuola, oppure famiglie, oppure adulti, oppure donne, oppure donne vittime di violenza. Allora, caro signor Giacusso, lei faccia al suo intervento la domanda e noi rispondiamo. Non mi piace farmi delire, quindi non mi faccio intervento. No, quindi nessuno deride, qui nessuno deride, c'è la domanda. Non mi tenderai un musulmano, arriveranno pure loro a tagliare teste. Sono considerazioni. Anche i cristiani lo hanno fatto 2000 anni fa. Pensi alle crociate. Allora io è l'ultima considerazione, se non ci sono domande, l'ultima considerazione che voglio fare. Noi l'anno scorso abbiamo fatto degli incontri con l'associazione Libera. Uno di questi incontri mi viene in mente qua perché sono uscite diverse suggestioni che riguardano aiutiamoli nei loro paesi. Un incontro che abbiamo avuto qui, l'abbiamo avuto con Tonio Dell'Olio. Tonio Dell'Olio è il responsabile di Libera sulle mafie internazionali, e lui ci parlava proprio di quello che abbiamo parlato qui, perché quelle multinazionali di cui parliamo, aiutiamole lì, dobbiamo sapere che il nostro flusso migratorio del mondo occidentale verso quei paesi è quello delle mafie dei colletti bianchi, signori miei. Perché alla fine questi paesi li stanno sfruttando, quelli con i colletti bianchi, che sono le mafie europee, le mafie mondiali, che stanno sfruttando quei territori ricche, come è stato detto, di risorse naturali, che ahimè quelle popolazioni non sanno sfruttare. Ecco, e queste, e chi abita quei luoghi? Che scappano perché noi stiamo invadendo quei luoghi per sfruttare le loro risorse. Io penso, sono una cosa, le armi non mi producono a un posto, le armi mi producono nei paesi europei. Scusate, non possiamo noi non vedere questi aspetti del mondo, ma io l'ho detto in premessa, non ci
ci interessa questo, qui ci interessa semplicemente un punto e io vorrei che ci concentrassimo tutti su questo punto. La prefettura e il piano di accoglienza ci dice: scegliete tra queste due cose, volete gestire voi l'accoglienza con lo SPRAR oppure volete che nel vostro comune ci pensiamo noi? Questa è la domanda a cui dobbiamo rispondere. Togliamo tutte le altre filosofie. Invece un'altra domanda, ecco, se è possibile, visto sì, la presenza, diciamo, degli ospiti, volevo avere una domanda tecnica e capire se le persone che vengono inserite in questo progetto SPRAR sono persone il cui status di rifugiato è stato già accertato, documentato, oppure sono, diciamo, persone che cercano un'integrazione. No, questa cosa. In realtà è grave perché il sistema appunto di fondamentalmente alimentiamo ancora quel flusso di clandestini, di gente che, diciamo, fondamentalmente ancora non è chiaro se hanno diritto d'asilo o meno. Cioè, questo volevo capire. Collega, sei un collega, tu perché così no, la parola, domanda, ma perché così si chiama parola clandestina? Detta dal collega, grazie, mi perdoni, cioè, se non sapete le riformula la domanda, sto dicendo. Sono persone il cui status è stato già accertato, quindi hanno il sistema oppure no? Allora, quindi secondo me alimentiamo per questo di circolazione che è in atto in Italia in questo momento, questa domanda. Allora, il sistema SPRAR è un sistema, si dice, tecnicamente di seconda accoglienza, cioè quelli che hanno formulato già la domanda di protezione internazionale e sono o in attesa di essere eseguiti in commissione, oppure hanno già ricevuto un esito positivo o negativo dalla commissione. Se hanno ricevuto positivo, hanno la possibilità di un percorso di integrazione socio-economica nel territorio che dura 6 mesi soltanto. Oppure se hanno avuto un risultato negativo, devono aspettare l'esito del passaggio dal tribunale, quindi dalla fase giudiziaria, e è la stessa cosa. Se hanno poi un risultato negativo, adesso con l'entrata in vigore del decreto legge 13/2017 sono, diciamo, a tutti gli effetti, devono fare rientro, cioè non possono rimanere sul territorio italiano, devono rientrare nel loro paese. Oppure se hanno proprio risultato positivo, anche lì hanno la possibilità di completare il loro percorso di integrazione socio-economica. È questa la grande, un'altra grande differenza con i centri di accoglienza straordinaria. Per intenderci, quelli di Puzzi, cioè i centri di accoglienza straordinaria, sono luoghi dove la tempistica non è certa, perché lì arrivano dopo, sostanzialmente dopo lo sbarco sulla terraferma, quindi vengono accolti per l'assistenza primaria e la possibilità appunto di manifestare la propria richiesta di protezione internazionale allo Stato italiano. Avrei voluto anche terminare la mia, visto che mi hai fatto la domanda. Io sì, dovevo fare una domanda a lei. A me? Grazie. Allora, io non ho capito come lei fa a controllare questa entrata. Cioè, quale funzione ha il comune in questa fase con lo SPRAR? Cioè, lei, se non ho capito male, deve fare un bando dove parteciperanno delle cooperative, tra virgolette, di comprovata esperienza. Quindi significa, se a Parafranco un gruppo di giovani volenterosi che sono pieni di solidarietà verso il prossimo, che non hanno nessuna fine di lucro, non possono partecipare al suo bando perché la legge glielo proibisce. Ci siamo? Perché non possono partecipare. Quindi lei si appoggerà a una cooperativa di comprovata esperienza che fa tutto per solidarietà e per umanità, per il periodo umanitario. Bisogna vedere quanto i soldi arrivano a questi qua, quanto non arrivano, quanto costa, quanto l'Europa manda dei soldi a questi qua. E non trovo vergognoso il fatto che io, quando ho visto, io all'associazione devo dare 5 euro al giorno al mio sigillo. Cioè, la mia stima va tutta a quel ragazzo là, che sono orgoglioso che questo ragazzo sia integrato in Italia, e tutti gli altri ragazzi. Però la solidarietà cristiana, la società civile, secondo me la società civile non è questa, non è che io sotto pagamento faccio dell'associazione e ci spiego pure sopra, perché questi fratelli neri che per davvero hanno bisogno che ci danno qua in Sicilia sono numeri e soldi, qualcuno ha un'altra di questa cosa, e non li possiamo confrontare ai nostri emigrati,
che ci riempiamo la bocca di noi popoli emigrati. Io le ricordo, signor Sindaco, io ho tutti i miei zii emigrati. Quando sono andato in Germania a cercare fortuna, intanto dovevo essere chiamati da quelli residenti in Germania, che si facevano garanti e le davano il lavoro. Seconda cosa, andavano in un paese talmente civilizzato che appena arrivavo ci davano casa, soldi alle famiglie o a chi andava, soldi che poi si riprendeva. Qua in Italia questa cosa non esiste. Qua ci sono solo queste cooperative, qui ci sono tutti i posti di soldi, se mettono una casa, ci mettono uno, ci mettono quattro, ci sono, sì. Non vedo, io vedo la realtà vicino a noi, vedo Piazza Armeria, vedo Quarta del Serto. Ci siamo, non è io che sono di questi generi. Poi mi parlate dei nostri politici, affanno, sovrati la presenza di tutte le cooperative di comprovata esperienza. Non capisco di chi dice che trattare con questi fratelli nostri mineri era meglio di spacciare cocaina. Cioè, perché a me spacciare cocaina che abbiamo una lettera? La trattiamo con questo. E non ci dà, non ti dice che si vede in Ticino. E in Ticino, ti ricordate che ci sono sopra queste cose. Ora, caro signor Sindaco, io penso che lei, conoscendo una persona degna di stima, anche se politicamente siamo tutti di opposti, però io la stimo. Cioè, lei come pensa di controllare nel momento in cui lei fa un bando? Cioè, da poi affida tutto alla cooperativa, poi è la cooperativa che la gestisce. C'è così. Com'è? Vorrei capire bene sto passaggio, vorrei capire bene, avvocato, quando sì. Avvocato, io volevo una domanda. Aspetta, un'ultima domanda. Avvocato, un'ultima domanda. Io le volevo fare una domanda. Sopra 100 fratelli neri, quando arriva la cooperativa? Sopra 100 fratelli neri. Ma lei cosa intende cosa arriva la cooperativa? Quanto ritardo? Direi che voi non prezzo. La cooperativa. La cooperativa ne agisce a scopo non fa le emergenze, no, penso che dal piano finanziario del progetto. Normalmente i progetti sono all'incirca 34-35 euro da prendere al giorno. Però 35 euro c'è a parte l'equipe da pagare, quindi il personale che si deve pagare, l'affitto della casa, la luce, tutto, gli oneri che si devono pagare, il cibo che si deve comprare, cioè perché questo accanimento con le coperture? Io sul discorso poi rispondo sul discorso di chi gestisce. Ma lei ha delle belle idee, le sue idee sono delle belle idee, io in parte le condivido, anche quella cosa della Svizzera, della chiamata del parente in Germania, anche in Svizzera, ma perché ci sono le leggi che funzionano e funzionano in questo modo, purtroppo in Italia non c'è un altro modo legale di entrare, capito? E questo è un problema strutturale, e lei ha ragione, anche il discorso di dare un sussidio. Però è importante, ma sa cosa è importante? Il passaggio preliminare, cioè capire se effettivamente sono migranti cosiddetti economici oppure gente effettivamente che ha bisogno di accoglienza nel nostro paese. È questo. Allora quello che io mi sforzo di dire quando parlo nelle occasioni in cui vengo invitato è questo. Il problema è che ci occupiamo troppo di accoglienza, di sistema di accoglienza, però in realtà il nostro governo, il nostro sistema dovrebbe veramente fare uno sforzo ancora più concreto per aumentare gli uffici immigrazione, il personale degli uffici immigrazione, le commissioni e le competenze delle commissioni, in modo tale che veramente questo percorso duri 30 giorni, 40 giorni, in 40 giorni si vede se ha diritto o non ha diritto all'accoglienza, e questo che non funziona non è il discorso dell'accoglienza. E se noi lo cominciamo a dire in tutte le sedi questa cosa, si punta il titolo all'accoglienza che dura, ma l'accoglienza che dura un anno o dura 8 mesi, ma è colpa di chi fa l'accoglienza o del sistema che non mette a disposizione gli uffici, le possibilità di smaltire velocemente queste pratiche. Okay. Quindi, ma il sistema
cioè noi siamo qui per parlare di altre cose. L'ultima cosa volevo dire a proposito del fatto, non è così che lei fa il bando, ha ragione sul discorso dei giovani, purtroppo la legge dice deve avere almeno 2 anni di esperienza, lo dice, però è vero che il sindaco con un patto di galantuomini potrebbe stabilire anche nel bando di fare ricorso alla manodopera locale, quindi è vero che la cooperativa è straniera, però la manodopera, quindi le competenze, no vabbè, voglio dire il... però diciamo il problema qual è? Che è proprio per evitare quello che diceva lei, che si affidano le chiavi alla cooperativa, con il decreto 142 del 2015 il potere è stato affidato al comune, cioè il comune fa la selezione, se tu domani non lavori come dico io ti mando e faccio un altro bando e prendo un altro ente. Le chiavi del progetto ce l'ha il sindaco, ce l'ha il comune, sempre. Cioè l'importante è che fa quelle cose scritte, poi dopo chi deve... Allora, no, andiamo a parlare. No, scusa. Ma quelle cose scritte sono tanto tutti gli prendiamo per la franca, prendiamo per la franca. Sono servizi, non stiamo parlando di quando c'è la strada. Volevo aggiungere un'altra cosa sul sistema di finanziario, no? Io sono... Non so se tu c'eri quando... Sono intervenuto, sono presidente di una cooperativa che gestisce attualmente 2 SPRAR. Allora, diciamo che quando stabiliamo il piano finanziario, quindi sulla base di quelle somme, comunque il servizio non è come il CAS che ti riconosce le 35 euro, o lavori o non lavori, giusto? Come pensi tu, giusto? Nello SPRAR il sistema è a rendicontazione, tanto spendi, tanto lo SPRAR ti dà. Mi è capitato personalmente che non abbiamo potuto spendere delle somme. Lo SPRAR non ce l'ha date. Non è che il comune ogni mese mi dice portami le fatture della spesa, portami le fatture dell'affitto, portami la fattura del pocket money, portami le... Cioè, c'è tutto un sistema di rendicontazione che se noi spendiamo bene, se non spendiamo il servizio centrale non lo dà. Quindi è capitato ad esempio a Scordia di non aver speso tutte le somme, quelle somme più il servizio centrale non ce le riconosce, mentre il CAS, quindi prefettura convenzionale, perché abbiamo anche dei centri per minori lì, è o spendi o non spendi quelli che ti danno a quota, che sono le 36 euro per minori 45, capito? E lì siamo liberi. A questi poveri cristi che scappano dalla situazione peggiore e vengono da noi che siamo quasi come a dire. Aspetti, non ho finito.
La paghetta di cui parlava lei, la paghetta non è per i ragazzi di colore, è per le persone di Barafranca. Le spiego il perché. Di quei 35 euro che vanno alle persone di Barafranca e non ai ragazzi di colore. È vero che la comunità europea e anche l'Italia, perché contribuisce, danno 35 euro per lo spazio al giorno. Ma sa questi soldi perché vanno alla gente di Barafranca e le spiego? No, mi faccia finire perché le ha detto anche cose. Mi faccia finire! Il direttore, il pedagogista, lo psicologo, l'assistente sociale, quattro operatori sono in 20. E dove saranno? Ci sono su 10.000 abitanti a Barafranca un laureato in pedagogia, un laureato in psicologia? Rispondetemi, ci sono a Barafranca? Penso di sì. E allora, cari amici, ci sono. E allora, cari amici, nel bando non significa dare lavoro, dare queste 35 euro, una parte di queste 35 euro alla gente di Barafranca che fa accoglienza? E allora aiutiamo. Aiutiamo all'accoglienza, accogliamo e non facciamo scappare i neolaureati all'estero. Fatemi lavorare nel vostro comune, fate lavorare laureati nel vostro comune, accogliete, fate del bene a loro e del bene a voi, invece di abbaiare. Il problema della disoccupazione a Barafranca non si risolve, giovanile nostra, con l'immigrazione degli altri. Ok? Cioè, mi è premesso questo. Appunto, in merito, considerato che è un paese che ha una disoccupazione giovanile dell'ordine proprio del 75-80% almeno, ha un tasso di emigrazione nostra elevatissimo. Prima l'avvocato parlava di un percorso di integrazione socio-economica. In un contesto sociale così degradato, come voi pensate, amministrazione, di poter creare questo percorso di integrazione socio-economica, tenendo conto che abbiamo anche noi dei lavoratori, delle persone in difficoltà, che tra l'altro dovrebbero per recepire forme di assistenza che in questo momento ritardano ad arrivare. Quindi, onde evitare guerre tra poveri, come pensate di agire ed intervenire con questa integrazione socio-economica? Sì, no, perché diciamo, non bisogna perdere di vista il fatto della provenienza di questi ragazzi. Cioè loro non è che vengono da un paese, da Mazzarino, si spostano a Barafranca per integrarsi. Loro vengono dall'Africa, da paesi, da villaggi dove non c'è nulla e devono anche imparare, cioè, a vivere in un paese occidentale, quindi devono anche imparare a capire che cosa sono le regole, quali sono le opportunità di lavoro, che poi possono avere una concreta esperienza lavorativa, perché solo di quello parliamo, non penso che dal punto di vista sociale i barresi non abbiano cosa insegnare ai ragazzi che vengono dal sud del mondo. Beh, penso che ne avranno parecchio da insegnare, magari dal punto di vista economico dell'integrazione lavorativa no, perché c'è una disoccupazione così alta e capisco che qui probabilmente non avranno opportunità, ma dopo i 6 mesi di accoglienza ottenuto il permesso di soggiorno andranno via da Barafranca, quindi non sono destinati a rimanere qui per sempre. È questo, non perdiamo di vista da dove vengono. Spero di aver risposto. Anche un'altra cosa, che più nel rende un paese, più poi aumentano. Adesso diventano 20, diventano 100. No, certo, ma se guardi, noi prendiamo dei numeri, sentite l'apertura. Per quanto riguarda, io volevo rispondere, perché la domanda dell'amico che Fanzani era rivolta ora al sindaco. Io vorrei semplicemente un poco fare una riflessione su quello che spesso sento dire, perché poi le riflessioni che si fanno qui dentro sono le riflessioni che i cittadini fanno anche fuori, quindi è bene che vengano qui dentro e ne possiamo discutere affinché si faccia chiarezza anche sulle considerazioni che facciamo, perché ho sentito più volte dire: non confondiamo la carità cristiana con quello che riguarda l'accoglienza. Ebbene, vedete, esiste nel nostro paese quello che si chiama il privato sociale, no? Oppure esistono anche, voglio portare un esempio, anche
molto molto pratico. Donazione del sangue. A Parrarango abbiamo diverse associazioni che fanno volontariato con donatori sangue. Ebbene, ogni sacca di sangue che raccolgono ha un costo. Cioè l'associazione percepisce una quota. Eppure che facciamo? Non doniamo più sangue? Cioè questo, dobbiamo stare attenti a non confondere quello che è carità cristiana con quello che è un privato sociale, dove attraverso un servizio sociale c'è un riscontro. Con questo non voglio dire, e vorrei stare, non vorrei essere preteso, non voglio dire che le associazioni di volontariato guadagnano. Sicuramente le associazioni di volontariato percepiscono delle somme che servono a mantenere per sostenere le loro strutture. Per quanto riguarda l'altro aspetto che è invece importante, dove l'accoglienza diventa business, guardate che il piano nazionale dell'accoglienza del Ministero degli Interni in accordo con l'ANCI è proprio per evitare quello, perché il fatto che si concentrino l'accoglienza sui carari, su questi mega centri dove ospitano migliaia di persone, ha trasformato l'accoglienza in un business, e quelli pagheranno perché ci sono le indagini. Ma non è una cosa che riguarda la comunità di Barra Franca. Laddove si è fatto business con l'accoglienza, laddove si è trasgredito la legge, è la legge che deve intervenire. E quindi quello che è successo nei CAR, quello che è successo in tutte le altre parti d'Italia, a Roma, quando ci fu anche lo scandalo su Mafia Capitale per quanto riguardava l'accoglienza, lì sicuramente le procure interverranno. Qui l'aspetto è quello che riguarda invece la nostra comunità. E ripeto, scegliamo lo SPRAR o scegliamo che la prefettura farà le casse. Per quanto riguarda poi l'avviso, ebbene, certo, si dovrà fare un avviso. Dovrà essere individuato un operatore del privato sociale, una cooperativa, e lì poi lavoreremo assieme. In ogni caso, lei diceva l'ordine di stima del sindaco, guardi, possiamo noi farlo assieme, perché da parte mia, guardate, se ci sono delle cose che non vanno, mandiamo le carte alla procura. Se temete che qui ci possa essere, mandiamo le carte alla procura. Io sono molto sereno in questo. Voglio dire, guardate, nella costruzione degli ospedali in Sicilia c'è stata tanta infiltrazione mafiosa negli anni. Allora cosa facciamo? Non costruiamo gli ospedali? Cioè, voglio dire, non dobbiamo avere paura che dietro delle cose ci possono essere, può capitare. E allora, i cittadini attenti, come lo sono oggi attenti, lo siete venendo qui ascoltando, non dovete essere a maggior ragione quando si faranno gli avvisi, quando si cercherà di progettare lo SPRAR. E per quanto riguarda l'altra considerazione che riguarda l'accoglienza e l'integrazione, ebbene io volevo sottolineare, perché dicevi tu, Salvatore, dici, ma non è meglio integrare, noi diamo i soldi direttamente a questi soggetti e loro si affittano le case e che così via. Non è quella l'integrazione, perché nel progetto SPRAR non è soltanto un mantenimento delle esigenze di prima necessità, cioè vitto e alloggio. Lo SPAR prevede un vero e proprio progetto di accoglienza, dove il comune, assieme al privato sociale, deve garantire un progetto di accoglienza che va oltre la semplice gestione del vitto e dell'alloggio. Quindi significa individuare anche professionalità che si occupino di mandarli a scuola, di fare dei corsi di italiano, il mediatore culturale. Significa che qui a Barra Franca, e poi nell'avviso, come diceva bene l'avvocato, è vero che è richiesto la comprovata esperienza, ma questo garantisce un poco tutti, io penso, perché affidare un progetto così ampio a persone che hanno acquisito un'esperienza ci cautela, perché improvvisarci bisogna stare attenti, perché trattiamo materiale umano, non trattiamo pacchi che si spostano, trattiamo materiale umano. E l'ultima piccola considerazione, nell'avviso metteremo sicuramente che le risorse umane devono essere risorse del territorio, se no cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto niente. Noi dobbiamo garantire quel minimo di risorse economiche che bene servono, non serviranno per risolvere i problemi dell'occupazione del Barra Franca. Me ne guarderei bene se io dicessi questo, se vorrei convincere la cittadinanza che così abbiamo risolto l'occupazione di Barra. Non l'abbiamo risolto, però sicuramente quella quantità di risorse economiche
che arrivano a Barrafranca verranno spese dentro Barrafranca, perché queste persone dovranno mangiare, dovranno acquistare abiti, dovranno seguire dei corsi, e quindi avremo anche la possibilità di far lavorare, come diceva l'avvocato, personale laureato e non. E io ritengo sarà un'opportunità anche per le nostre comunità, perché guardate, incontrare la cultura è sempre un momento di crescita, e ritengo che Barrafranca questa capacità ce l'abbia e lo dimostra sempre. E poi c'è anche un'altra cosa che io, guardate, dobbiamo cercare di vedere le cose anche in una visione più ampia di quello che è il fatto contingente che stiamo vivendo. Significa anche dare la possibilità a tanti giovani che quest'anno, magari anche quest'anno, diciamo, appena si avvieranno i progetti, inizieranno a lavorare con le cooperative. Ma non è detto che possano anche loro cominciare a costruirsi una cooperativa. Non è detto anche che le professionalità, un attimo completo. No, l'ha detto poco fa l'avvocato, si possono cambiare i progetti, il periodo sociale che partecipa, se ci sono gli adempimenti si possono cambiare, voglio dire, dopodiché significa creare anche dei presupposti, delle professionalità, quelli che dicono gli inglesi sono un po' scarso, il know-how, si chiama così, per lavorare anche in altri settori del privato sociale che stiamo abbandonando, che sono i nostri anziani. Quindi chi lavora con il privato sociale può trasferire quelle competenze anche nell'assistenza diurna o notturna anche degli anziani, case famiglie per anziani. Barrafranca è un paese che si sta invecchiando sempre più. Guardate, dobbiamo vedere le cose come opportunità, e questo può essere un'opportunità. Ma poi ripeto, lungi da me oggi convincere la cittadinanza su queste cose. Io voglio semplicemente, e ritorno, quindi concludo con questo, su una semplice domanda che faccio alla cittadinanza: vogliamo lo SPRAR, e quindi vogliamo accogliere noi i rifugiati con lo SPRAR, oppure vogliamo che la prefettura accolga a Barrafranca i rifugiati con forme diverse? Perché è questo quello che da qui a tra poco dovremo vivere. A Barrafranca dovremo accogliere degli extracomunitari che scappano da terre lontane. Ebbene, la prefettura ci mette di fronte una domanda: volete farlo voi o lo dobbiamo fare noi? A questa domanda dobbiamo rispondere. Poi, per quanto riguarda tutte le politiche dell'accoglienza, tutte le politiche europee del mondo, lì ci possiamo confrontare, ma non siamo noi a trovare soluzioni. Noi dobbiamo oggi rispondere a questa domanda: vogliamo che lo faccia la prefettura o vogliamo farlo noi? Grazie, e ringrazio tutti i partecipanti. Grazie, sì, voleva concludere. Facciamo concludere con... Ci sono domande, scusate, ci sono domande, continuiamo. Devo fare un'osservazione al mio sindaco. Questa clausola di salvaguardia, come il progetto può imporre di farci il caso, potrebbe anche imporci di aumentare i numeri. No, vai, prima domanda. La seconda è un'altra. Quando finisce il periodo di protezione di questa persona, in base ai numeri che abbiamo dal Ministero, 60% poi si vede da solo che non ha diritto a niente, ed escono fuori dal centro di protezione, questi ragazzi cosa faranno? A già nelle grandi città l'abbiamo visto cosa fanno, basta vedere qualche servizio che fanno a Milano, sul centro centrale, spacciano, rubano, delinquono, perché devono mangiare, non perché sono delinquenti, perché nessuno nasce delinquente, delinquente si ci diventa, ha capito? A queste cose non ne parla mai nessuno, e nessuno ce la fa risposta, né voi né il signore che sta da fuori. Grazie, Filippo. Altre domande? Sì, non c'è una terza opzione, cioè sprare, casi, perché niente, non può essere. No, no, la prefettura ci impone questo. La prefettura ci dice: o lo fate voi con lo sprare, o lo facciamo noi. E voglio ricordare, se ricordate un po' di tempo fa, in quel comune di 3.000 abitanti, dove mi misero il sindaco, ricordate, mise dei blocchi di pietra per non far arrivare il pullman con i rifugiati, in provincia di Benevento, è riuscito a bloccare quegli accessi, non perché mise le pietre nella strada, ma perché avevano lo sprare e si è avvalso della clausola di
salvaguardie, perché quello all'interno del comune è uno sfratto e si è basso dal regime di salvaguardia e quindi hanno riportato indietro perché stanno aprendo un gas nel comune. Quindi è questo. La domanda che dobbiamo oggi deve essere come? Questa non è democrazia, mi scusi. Cioè, o li facciamo entrare o poste che ci commissero le regole. O la prefettura, ancora la prefettura come sta facendo in altri comuni della provincia di Enna, è già operativa, ma Quarnera, Dorogent e altri comuni, dove la prefettura ci sta entrando, oppure lo facciamo noi. Siamo padroni del nostro territorio. Si è riconvertito agli immigrati, non alzano i muri. E allora, al 100%. Ascoltate, però, scusate, qui dobbiamo fare. Allora, questa ci serve. Signor Salvatore. Allora, questo ci serve per fare solo gli eventi. L'altra domanda. Sì. Allora, facciamo l'altra domanda. Ma 5.000 al giorno non vengono a Barra Franca, l'altra domanda. C'era una domanda perché poi dobbiamo concludere, tra l'altro sono concetto. Io volevo chiedere al signore con il telefonino. Io condivido l'idea casomai di far lavorare i ragazzi locali, però, quali sono i criteri che avete in mente per assumere queste persone? Perché poi si corre un rischio che ci sono paesi, non facciamo noi, che poi ci sono partiti che stranamente dipendono. La domanda è chiara, la risposta, quindi 600 che hanno la presidenza della regione che individua le figure professionali. Ogni 20, ad esempio, ospite dello SPAR dovrà nascere un direttore. Il direttore dovrà essere laureato in scienze sociali, l'assistente sociale, e questa figura con questa figura. Chiedo scusa, parlo di 20 abitanti, Barafranca ne potrà avere, penso, massimo 40. Ma con i minori 50, sì. Minori stranieri 50, se deciderete per i minori stranieri. Allora, mi faccio dare la risposta, mi permetta per favore, non mi faccio urlare, perché poi diventa antipatico. Allora, caro amico, sì, però lei se l'hanno filmata rischia l'arresto per le cose che ha detto, le posso garantire, per le cose che le ha detto contro gli immigrati, se l'ha filmata, lei rischia l'arresto per essere qua. Le consiglio di fare silenzio, evitiamo. Allora, rispondo al nostro giovane. Allora, neppure io lo sono più. Allora, il DP600 GAB della Presidenza della Regione va a normare le figure professionali. Il direttore deve essere laureato in scienze pedagogiche o in scienze sociali. Deve avere non soltanto la laurea, ma un comprovato curriculum nel settore. Cioè, deve aver fatto, che so, questo lavoro, l'educatore, l'assessore ai servizi sociali, avere svolto presso un'altra cooperativa un lavoro del genere, cioè avere un curriculum dove si possa dimostrare che abbia le competenze per dirigere un settore del genere. Aspetti, questa è una figura. Su 20, ovviamente, ospiti, come li ha definiti in modo nobile il vostro primo cittadino, vi devono essere anche cosa? Degli operatori sociali, l'operatore dell'accoglienza. Su 20 ci vogliono almeno 4 operatori dell'accoglienza, significa 4 persone diplomate, probabilmente, poi si vedrà se va sindaco, di Barra Franca. 4 stipendi, 4 famiglie, farete del bene a loro e del bene a voi. Fatevi finire, poi urlerete. I criteri, se ce ne sono 20 che vogliono fare questo lavoro, i criteri, sì, i criteri. Si faccia rispondere intanto alle figure professionali. Dopodiché ci vorrà ad esempio il supporto di un assistente sociale allo scopo di aiutarli per la documentazione, carte d'identità, passaporti, permessi di soggiorno, eccetera. Un'altra occupazione su 20 ospiti.
Dopodiché sicuramente queste persone che hanno lasciato la loro terra e hanno vissuto 20 giorni, che 10 giorni, ma neanche 20 giorni di barca, chiedo scusa, sto parlando, quando io finisco le do la parola. Queste persone hanno vissuto 20 giorni su una barca, senza pane, senza acqua, senza un bagno. Secondo voi non sono persone da difendere a livello umano, o perché non sono rifugiati politici non devono stare qua? Una persona che sta 20 giorni su un barcone con 300-400 persone, che non può defecare, urinare, bere, non può avere la dignità di essere umano, perché affronta quel viaggio per venire qui in Italia a parlare di politica, secondo voi? È perché è disperato, che allora va dato l'asilo umanitario. Umanitario, lasciamo stare il rifugiato politico, umanitario. Lei non scappa da Barrafranca per andare in un altro posto e sta 20 giorni su una nave non potendo avere un bagno lì accanto perché deve cambiare nazione o lavoro. Se loro hanno vissuto questo è perché c'è dietro una motivazione gravissima. Allora, amico mio, chi è che stabilisce il tuo primo cittadino? E ti dico come, con il bando, fa un bando. Qua faccio un esempio, c'è un tecnico, come faccio la dirigente dei servizi sociali, la dottoressa Schirò, si siedono a un tavolo con la polizia municipale, con il maggiore, perché sono qua di sicurezza della vostra città, si siede col sindaco, che è l'autorità maggiore, più importante, perché rappresenta voi. Si siedono assieme, fanno un tavolo di lavoro e stabiliscono anche questi criteri di cui tu hai parlato. A seconda, innanzitutto, aspetta, perché lavoriamo con persone che vivono una situazione delicata, a seconda del curriculum e delle capacità, capacità comprovate, perché hanno nelle mani sia minori ma sia persone maggiorenni che hanno vissuto un dramma inraccontabile. Questo ragazzo non l'ha raccontato per dignità. Io faccio 10 interviste alla settimana per adesso e vi posso dire, e non sono frottole, che queste persone vivono un dramma che è inraccontabile. Se io la mettessi non in carcere dove si sta bene, la mettessi su... Io 17 giorni da sindaco, 17 giorni, e non mi hanno mai rinviato a giudizio. L'Italia ha previsto anche il carcere preventivo, purtroppo, e per fare... Per dire cose... Io benissimo, ho giocato a carte da 17 giorni, i miei migliori giorni, le posso garantire. Mi faccia finire quello che stavo dicendo. Si fa un tavolo di lavoro, e il tavolo di lavoro lo fa il vostro padrone di casa, vostro papà, che è il vostro sindaco, e il vostro padrone di casa perché è il vostro anche servo, cioè che è lui che si occupa di tutte le vostre esigenze, lo fa assieme a tutte le autorità preposte alla sua giunta e anche al consiglio comunale, se avranno la capacità di dialogare per il bene di questo comune, e troveranno i criteri per stabilire chi potrà lavorare, ovviamente sotto la guida del DP600 GAF. Il sindaco può imporre alla cooperativa un personale, la cooperativa ce l'ha imposto ma se viene affidato alla cooperativa, poi il sindaco decide chi lavorare con questa cooperativa, mi sembra che ci sia qualcosa il sindaco fa un bando, una cooperativa lo dovrà vincere, sì o no? Una cooperativa dovrà gestire sotto l'egida dell'amministrazione, perché la normativa dice questo. Ovviamente per gestire 20, parliamo di 20, poi saranno probabilmente 40, ma su 40 si raddoppia il personale, ci saranno più posti di lavoro per le persone presenti sul territorio, saranno un curriculum comprovato. Si stabiliscono i criteri, la cooperativa fa un elenco, ci sono anche gli uffici di collocamento per esempio, no, nessuno di voi si è iscritto all'ufficio di collocamento, diranno chi è il pedagogista iscritto all'ufficio di collocamento, ha un'invalidità, che tipo di invalidità, ha un'invalidità mentale, non può fare il direttore, ha il gioco e claudicante, allora privilegiamo la persona diversamente abile che abbia il requisito. Quante ce ne sono a Barrafranca? 2.
possiamo benissimo fare i colloqui, si fa il colloquio e si vede dal colloquio chi è il più capace, il più bravo, per esempio. I criteri, c'è il sindaco, si fa una commissione come quando si fanno i concorsi e si mette il comandante della polizia municipale, si mette un esperto legale, ma lei perché parla così? Neppure la Guardia di Finanza ha questa mente perversa, neppure la GICO ha questa mente perversa che c'è lei. Guardi, concludiamo, giovane, ho risposto, spero la domanda o no ancora, ho risposto, ti ringrazio, un abbraccio. C'era un'altra domanda, sì. Sì. Io volevo fare due domande tecniche all'avvocato praticamente. Siccome qui a Barra Franca è tanto a leggere il dubbio che la clausola di salvaguardia sia semplicemente una cosa così campata per aria, detta tanto per dire, quindi io da una persona che magari ha le competenze gradirei una risposta tecnica. Allo stesso modo le vorrei chiedere, un comitato qui a Barra Franca ha raccolto 1200 non so quante firme, 1360. Per praticamente chiedere all'amministrazione di indire un referendum. No, per prima per togliere la delibera. Vabbè, comunque posso concludere un referendum di tipo consultivo ovviamente, che comunque ammesso che questo referendum vince il no all'immigrazione, il no allo sprar, che non so nemmeno il testo, quali potrebbero essere degli effetti di questo referendum? Grazie. Io mi limito a risponderti da tecnico perché comunque l'ultima domanda è una valutazione politica che non sta a me dare. Allora, il discorso dei dubbi sulla clausola di salvaguardia sono legittimi perché fino a poco tempo fa succedeva che nonostante che la clausola esiste circa da un anno, nei bandi prefettizi i prefetti non inserissero la limitazione per i comuni, per i territori che già occupavano, già diciamo coprivano il proprio obbligo di accoglienza con progetti SPRAR. Per fortuna negli ultimi bandi prefettizi che sono usciti, l'ultimo quello di Siracusa ma anche quello di Catania, si è inserita in maniera esplicita la clausola di salvaguardia e proprio nei bandi dove si mettono a bando i posti di accoglienza per i centri di accoglienza straordinaria, per i TAS, nei bandi c'è scritto ad esclusione dei comuni X, Y che fanno già accoglienza SPRAR, oppure limitatamente se fanno un'accoglienza SPRAR che non raggiunge il numero della clausola di salvaguardia, dicono questi comuni si può fare un centro CAS ma solo per 10 posti, solo per 5 posti. Se potete confrontare l'ultima, il bando di Siracusa, che è proprio chiarissimo. Una volta che poi il progetto viene approvato, sì, potrebbe accadere, se me ne parlo di un progetto già l'azienda vicino a quello, di aumentare la richiesta dei soggetti che fanno parte di questo progetto, oltre alla clausola. Allora, cioè, se vogliamo una cosa, per volontà del titolare del progetto, cioè del comune, cioè del sindaco, si può chiedere che adesso, se partite con un progetto da 30, che è un progetto che venga ampliato a 40 posti, a 45 posti. Poi anche da 15 posti si sono trasformati in progetti anche da 40 posti per volere della comunità, non del sindaco, perché poi fatta l'esperienza diretta dello SPRAR, che è un'altra cosa rispetto ai centri di accoglienza straordinari, poi anzi perché si genera opportunità. Sul discorso del referendum volevo rispondere, non so se tecnicamente il nostro statuto comunale prevede il ricorso al referendum ed è regolamentato anche come era svolto, c'è un regolamento del referendum, perché quello bisogna vedere, perché non ti comunque ce l'hanno nello statuto, ma poi non hanno il regolamento, quindi comunque il referendum non si fa. Tecnicamente, è una cosa tecnica, ho risposto tecnicamente. Allora la domanda, no, ascoltate.
incontro. Sicuramente sono venute fuori tante suggestioni. Ai prossimi incontri approfondiremo altri temi, perché dalle cose dette vengono fuori anche gli argomenti che possiamo trattare e approfondire nei prossimi incontri. L'ultimo intervento era quello di Emilio. Sì, io volevo fare una domanda all'avvocato. Se domani mattina il sindaco, che a mio avviso ha salvaguardato la cittadinanza, decidesse di revocare la delibera, immediatamente cosa succede? Cioè, interviene la prefettura e dà spazio ai privati, giusto? Io rispondo a te, diciamo, per onestà intellettuale, non è che domani mattina aprono un CAS. Significa che se domani mattina il prefetto Iena fa un bando, il territorio di Barra Franca non è più salvaguardato, nel senso che un'impresa privata, sia profit che non profit, c'è anche un ex B&B, un ex albergo, io non so Barra Franca cosa c'è, si può candidare e dire io ne colgo 50, e sarà un rapporto diretto tra quell'albergatore e il prefetto. L'amministrazione non può fare nulla, a differenza dei progetti. E a questo voglio rispondere perché la domanda è fra l'altro, siamo attualmente con questo tempo di attesa che abbiamo per vedere un pochettino di... siamo esposti, perché nell'ultimo incontro che abbiamo avuto in prefettura, il prefetto ci ha sollecitato ad avviare subito i progetti, perché nelle more che attiviamo uno SPRAR noi, se c'è la necessità dell'accoglienza di un CAS, potrebbero farlo anche qui. Se oggi le prefetture decidono, noi non abbiamo la clausola, ci sarà la guarda con cui faremo il nostro SPRAR. Quindi dobbiamo anche spiegarci a progettarlo, perché la vera salvaguardia è averlo il progetto SPRAR attivato, avere presentato la domanda. Senza quello noi non siamo così salvaguardati. Per adesso la prefettura si è orientata verso quei comuni che non hanno aderito, ma noi non siamo, siamo ancora, potremmo essere esposti. Io volevo concludere intanto ringraziare tutti e concludo prendendo la parola perché voleva proprio parlare. Io ringrazio gli ospiti per essere venuti, perché vengono anche da molto lontano, devono rientrare, ma sicuramente se siete venuti è perché ci credete in questo, in questi progetti, e credete molto nell'accoglienza e nella solidarietà, che non sono solo parole che si mettono in bocca, ma devono essere, poi per diventare autentiche lo dobbiamo dimostrare, mettendo in conto tutte quelle problematiche che sono venute qua incontro. Sicuramente da parte nostra non c'è la voglia di speculare su niente, ma io vi invito a verificare e a controllare in questo, perché dobbiamo cercare di essere il più possibile trasparenti e legali nelle cose, quindi tutto verrà fatto con la massima legalità. Penso di rappresentare almeno questo, consentitemelo, di rappresentarlo già da tempo, anche prima di fare il sindaco, di essere una persona che crede molto nell'onestà, nella lealtà e nella legalità. Ci proviamo. Dopodiché dico, assieme invito gli amministratori, invito i consiglieri comunali, invito tutta la cittadinanza e le associazioni ad attivarsi assieme a predisporre questo progetto. Do la parola a Anifa, conclude lui questa giornata, e mi ha colpito che non ha voluto raccontare il suo viaggio, perché evidentemente è talmente pieno di sofferenza che ci ha voluto risparmiare. Io vorrei che attraverso queste testimonianze capissimo tutti di cosa stiamo parlando, e lasciamo perdere tutto il resto, che è un contorno che crea solo rancore e non ci aiuta ad andare avanti, ci fa solo rimanere fermi o andare indietro. E siccome noi dobbiamo andare avanti, togliamo queste ombre e proviamoci. Alla fine, voglio dire, dobbiamo provare a fare le cose, se no rimaniamo sempre fermi in un qualcosa, dice vabbè, e che cosa succede? No, andiamo avanti, poi se ne prendi appunto, come si dice a Barra Franca, andiamo avanti. Se non lo capisco male, qualcuno ha detto qualcosa di business, no?
Allora io mi ha detto prima che sono stato al Carabinieri quando sono entrato in Italia. Allora, là non gli danno pochettoni. Le pochettoni che loro danno è sigarette. Se tu fumi o non fumi, devi prendere. Non le danno soldi così. Quindi, anche se i bimbi non fumano, devono dare la sigaretta. Ma invece... E questo sigaretta, se mi danno questa sigaretta, devo vendere per avere i soldi. Ma allo sprar invece non è così. Lo sprar non è così. Allo sprar, da quando sono entrato nello sprar, io ho mai visto sigaretta dentro lo sprar. No, mi danno pocket money ogni mese, mi danno la ricarica, mi mettono sotto regole, devi andare a scuola, devi andare di mattina, vai a scuola, chi non rispetta le regole, le mettono in punizione. Quindi lo sprar è diverso, non è una cosa che insegna le persone la strada giusta, non è che fanno le cose di male. E poi voglio rispondere il signore qua, sì, di quello che ha detto prima, le cose dei musulmani. Scusami, io sono musulmano, un vero musulmano, io. Io amo l'Islam, ma Allora, ti faccio un esempio. Allora, sul deserto, a Niger è un paese di musulmani. Niger è un paese di musulmani. Per affrontare questo viaggio, io sul deserto mi hanno fatto più male di quelli cristiani. I musulmani hanno fatto a me più male di quelli cristiani. Io leggo le cose per farli capire che sono musulmano, ma non mi hanno ascoltato. E poi la mia ragazza è cristiana. Io sono musulmano. Lei mi ha chiesto, allora, come facciamo? Se un giorno se siamo sposati, abbiamo figli, il nostro figlio dobbiamo andare a parte turno, allora, non è per forza, scelgono loro. La parte che loro potranno andare, io non mi interessa. Se volevano andare nella parte dei cristiani, è loro scelta. Io non li posso spostare per venire a parte mia, no. E io, la mia religione mi ha detto, non deve fare mai a nessuno. Questo ha detto la mia religione, quello che io servo. Ha detto, non fare mai a nessuno. Quindi quelli che stanno facendo le cose di tagliare le teste, le cose di fare, stanno facendo per loro interesse. E non per religione. Non per religione. Sei stato con un musulmano o mai stato per questo? Allora, aspetta, forse il video sta prendendo l'idea. Allora, i flussi migratori purtroppo non vengono solo che viene da Sio, ma nel mezzo si mischiano cellule di Al-Qaeda. Senza, per esempio, lo SPRAR ci sarebbe meno sicurezza, perché noi vigiliamo e cerchiamo di capire anche per mezzo delle interviste chi sono e cosa hanno in testa. Non siamo stupidi, ci sono dei professionisti dietro tutto questo progetto. Buona serata. Buona serata a tutti, salutiamo i nostri cittadini che ci seguono da Radio Luce. E ci rivedremo con un altro appuntamento per approfondire il tema che riguarda la corruzione.